Sì, dopo che ha finito Gian Gabriele io presento va bene, va bene. Luca. E sì, io direi che possiamo anche far entrare tutti nel frattempo. Ok, allora mando la registrazione e poi ammetto tutti. This meeting is being recorded. Tutti? Sì. Ok. Allora inizio se per voi va bene. Sì, vai. Bene, buon pomeriggio a tutti e benvenuti per questa nuova edizione delle Distinguished Lectures. Il titolo della, delle lezioni di oggi è La geologia del nostro Sistema Solare, quasi cristalli, meteoriti ed esplorazione dei pianeti. Eh, I relatori odierni sono i professori Gian Gabriele Ori e eh, Luca Bindi. Eh, introduco il primo relatore, eh, il professor Gian Gabriele Ori è professore di geologia all'Università eh, d'Annunzio di Chieti ed è direttore dell'International Research School of Planetary Sciences, sempre presso lo stesso Ateneo. Eh, ha svolto attività di ricerca in molte importanti università eh, in tanti paesi del mondo. E secondo me può essere definito un vero esploratore perché nella prima parte della sua attività eh, di ricerca ha contribuito all'esplorazione eh, petrolifera e poi è passato um, all'esplorazione dello spazio. E nell'ambito appunto di questa seconda fase della sua esperienza scientifica, ha collaborato ad esempio alla definizione delle missioni eh, su Marte. Eh, ci racconterà sicuramente qualcosa a riguardo, quindi è un piacere lasciare al professor Rori eh, la parola con una presentazione dal titolo Ambienti deposizionali planetari. Prego, Gian Gabriele. Grazie, adesso condivido lo schermo. dovrebbe essere condiviso? Sì, sì, vediamo. Perfetto. Vai pure. Allora, ehm, quello di cui vorrei parlare è appunto eh, dell'esplorazione spaziale vista dai geologi, come, usando, utilizzando come argomento gli ambienti di posizionari planetari, perché è il semplice il fatto che sono un sedimentologo, eh, sono stato da giovane, ma eh, anche adesso, che detto, ormai insomma, sono diciamo, in tardi età vicino alla pensione, mi occupo ancora degli ambienti di planetari, tanto su Marte, su Titano, che sono gli ambienti, sono i, i pianeti dove c'è maggiore attività eh, all'interfaccia sedimentare, sulla superficie, per via della presenza di un'atmosfera. E questa diapositiva eh, è una delle diapositive che faccio vedere eh, sempre all'inizio dei nostri cicli di lezione eh, in Planetary Sciences, nel corso di Planetary Sciences, ed è perché eh, fa comprendere, eh, a mio avviso, molto bene che l'esplorazione eh, planetaria, che è un'esplorazione fondamentalmente geologica perché eh, non si deve osservare i, i pianeti dall'esterno ma bisogna andare sui pianeti si può orbitare into, intorno ma adesso ci si va anche sulla superficie eh, è un'attività un estremamente complessa basata su tre grossi diciamo tre grossi ambiti prima di tutto la scienza che non è solo eh, l'ambito la, la, che, che guida il tutto perché quello che noi facciamo, diciamo il 90% o il 95%, quello che le agenzie spaziali fanno è un'operazione scientifica, ma anche perché è con la scienza che noi riusciamo a capire tante di quelle cose che noi non le capiremmo eh, guardando solo la Terra. Eh, io, io ritengo che la geologia non, non sia una scienza galileana, una scienza storica, eh, perché? Perché noi non vediamo, eh, l'esperimento della Terra, non lo possiamo vedere, lo viviamo e ne viviamo solo una parte. Però guardando gli altri pianeti noi riusciamo a capire perché la Terra è arrivata a quel punto, perché gli altri pianeti sono arrivati, a quel punto. perché Marte ha un'atmosfera una, una debole piena di anidride carbonica e com'è il suo ambiente attuale, perché Venere non è così. Informato. Per cui la scienza, poi l'esplorazione, che è proprio quello che noi facciamo, cioè prendiamo la, 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 i nostri bagagli, i nostri strumenti e andiamo sulle superfici. Ci andiamo con i rover, ma fra poco ci arriveremo anche con, eh, con gli esseri umani, cioè riprenderemo quel po' di esplorazione che c'è stata negli anni 60. E poi naturalmente la tecnologia, perché la tecnologia eh, ci coinvolge completamente tutti. Noi non riusciremo a fare né scienza né esplorazione senza la tecnologia. Per cui che cos'è eh, l'esplorazione? L'esplorazione, beh, tutti noi lo sappiamo, è spostarsi da un posto e andare in un altro posto. Fondamentalmente per fare una o più scoperte. E, e, I mezzi sono tanti, qua abbiamo i cammelli, in, in sala li chiamano cammelli, presi dai francesi, in effetti Romedari, ricordiamocelo, cerchiamo di essere rigoroso. Ci si può andare in, in, in macchina come. In, in questo caso ci possiamo andare con gli elicotteri, passiamo nell'Artico canadese, oppure ci possiamo andare con dei rover, eh, cioè dei, dei, dei robot, eh, quando non possiamo andarci eh, con gli esseri umani. Ma naturalmente eh, dopo che ci sono stati i rover, naturalmente ci può andare l'uomo. Questo è l'unico, uno dei pochi casi, la Luna, dove noi siamo eh, arrivati con, i, di, con gli esseri umani sul su un corpo, un corpo celeste. Eh, perché vi, metto, vi ho messo questi due libri? Uno è il, il la storia delle esplorazioni di Alfred Wallace eh, sulla, sul Rio delle e il Rio Negro. Alfred Wallace è il co scopritore della teoria dell'evoluzione della specie insieme a Charles Darwin, l'hanno scoperto indipendentemente. Poi, con un ehm, comportamento estremamente, diciamo, ehm, nobile, eh, si sono messi d'accordo su chi aveva la, la priorità. Eh, Darwin aveva pubblicato prima i suoi lavori su una lettera, in effetti, e Alfred Wallace ha accettato la cosa e sono rimasti amici per tutta la vita, anzi, anche Darwin, che era benestante, molto benestante, ha anche mantenuto Alfred Wallace, che invece era un poveraccio. Insomma. In termini meramente finanziari, l'altro invece è un volume eh, di un zoologo Brem, eh, un tedesco, che eh, nel due secoli fa nell'Ottocento ha esplorato parecchie aree scoprendo animali e, e soprattutto mettendo in relazione gli animali con l'ambiente, via dicendo. Cioè, sono due eh, persone che hanno scoperto, hanno visto molto, hanno guardato molto. È molto importante, non a caso Wallace è stato in Amazzonia, però anche eh, Darwin è stato in Amazzonia. Altri esploratori che hanno avuto idee a, ampie, come per esempio Von Humboldt, sono stati in Amazzonia. Questo per esempio è uno dei primi esempi di eh, eh, correlazione tra eh, gli esseri viventi e, e, gli, ambienti, e, e gli ambienti esterni. Credo che sia il Kimborazo, adesso non, non, non mi ricordo bene. E tutte quelle note che nemmeno io vedo, non solo perché sono cicato, ma anche perché ehm, sono scritte molto in piccolo e un po' sfocate, descrivono da una parte eh, la, 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 gli esseri viventi, dall'altra parte il, il sistema, diciamo, eh, il, il substrato terrestre su cui questi vivono. È uno dei primi casi, appunto di eh, analisi ecologica. Allora, molto importante è che noi geologi eh, possiamo lavorare con tre set di dati di, sui pianeti, remote sensing, eh, dati robotici o anche dati raccolti dall'uomo. E due di questi, e molto importanti, in effetti rappresentano il fieldwork, quello a cui noi siamo abituati, almeno io e parecchi altri geologi. Eh, verrete, sentirete dopo le avventure di Luca Bindi e vi farete subito un'idea di cosa può succedere anche a un mineralogista. No? Mi pare. Però eh, la cosa più importante è che il lavoro del geologo rimane lo stesso, sia che sia sulla Terra, come in questo caso, questo è un, 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 un giovane, mi ricordo, che dove veniva forse dalla Luther University di New York che sta compionando un REG, un reg in, in, in Marocco per cercare dei resti del meteorite marziano che cadde in quel punto lì qualche anno fa. E questo invece è un astronauta sulla, sulla Luna che sta facendo esattamente la stessa cosa, raccoglie dei campioni dalla superficie lunare. Questo è molto importante, il geologo rimane geologo eh, sulla Terra che sui pianeti. E poi può venire fuori finalmente qualcuno che dice, E eh, guardate, le cose sono diverse. Fino agli anni, per tutti gli anni 80, per gran parte degli anni 80, si è sempre pensato che Marte fosse un pianeta totalmente morto fin dall'inizio, che non avesse avuto un grande sviluppo fondamentalmente come, come la Luna. Poi si è scoperto che c'era acqua, ma soprattutto che forse c'era stata addirittura un enorme oceano che comprendeva quasi metà del pianeta, l'emisfero settentrionale. Adesso io non mi dilungherò su queste cose, anche perché bene male le, le potete trovare un po' dappertutto, ma la cosa importante è capire una cosa, che per anni si è andato avanti vedendo un pianeta morto, quando chiaramente c'erano le evidenze della presenza di acqua, già dalle immagini viking. E c'era qualche geologo che diceva, ma guardate, qua si vede questo, si vede quest'altro. Però la cosa cadeva nel nulla. E in effetti, anche adesso, che eh, dei, 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 dei geologi, dei geofisici e dei fisici eh, italiani, con i dati della, 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 dello strumento Mars, del radar della penetrazione Mars, hanno scoperto un livello, questo dove c'è scritto Basal Reflection, questo basso, eh, questo, questo inferiore eh, eh, hanno scoperto che probabilmente questo riflettore è un, un, un dato rada la penetrazione. Questo riflettore rappresenta una, una grande quantità di acqua, probabilmente dell'acqua che non è nemmeno interstiziale, ma è libera all'interno dell'interfaccia tra il ghiaccio della calotta polare e il substrato roccioso. Stile un po' il. il i laghi subglaciali, come, come il vostro. E qua avete un'altra idea di, di come de, della localizzazione di questo, di questo lago. Allora, l'acqua su Marte. Beh, e come vedete, come vedete, come potete leggere questa, è una storia difficile. Perché? Perché si, è, si era sempre parlato che Marte, ho, ho riassunto un po' i, in modo colloquiale, i discorsi che si facevano. Marte è bello secco, non c'è acqua, acqua liquida. Acqua liquida. Qualcuno poteva dire solo c'è un po' di anidride carbonica, poi alcuni ma no, poi solo non c'è acqua solida. C'è acqua solida, ma forse non è acqua solida, ma è ghiaccio di CO2. Io mi ricordo che a un congresso proposi il latte, riproposi la Coca-Cola, il vino. Eh, perché se io vedo delle evidenze di liquido, penso subito all'acqua, c'è tanta acqua, acqua nell'universo. Insomma, si andò si, si discusse così per tanto tempo e io mi ricordo. Piuttosto bene, quando nel 1998 eh, eh, mandai un lavoro che descriveva dei Delta Gilbert, il delta dove rimane eh, preservata la, 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 la stratificazione inclinata, sia perché Grossolani sia perché è di medie dimensioni. Eh, suggerì la presenza di Delta Gilbert su Marte. Uno dei riferi non disse proprio così: ma questo è un cretino, però quasi. Se questo non sa che non c'è mai stata tanta acqua su Marte. Ora, a parte la qualità de, del referaggio, che mi sembra molto molto debole, sembra fortunatamente molto debole anche all'editor della, della rivista. Eh, in effetti siamo nel 98 e ancora c'erano delle forti resistenze a vedere l'evidenza le evidenze di acqua su Marte. Per fortuna, le, le cose sono cambiate oggi. Noi mandiamo Perseverance, Perseverance un'intera un missione su Marte che costa quasi 3, 3 miliardi di dollari, eh, su un delta. Le cose sono parecchio cambiate, in poco più di 20 anni, per fortuna, ma sono anche cambiate perché ora molti geologi si stanno occupando di, di, di questa cosa, eh, si stanno occupando dei, dei, dei depositi planetari, comunque dell'evoluzione dell della storia dei pianeti. Questo era uno di Gilbert. Adesso, qua, eh, l'immagine è molto bella perché non è un'immagine Viking. Io lavorai solo con immagini Viking di pessima qualità. E quello che io dicevo, guardate: abbiamo un, un delta con un, una piana deltizia totalmente piatta, una, uno scalino vero e proprio, quasi non dico con l'angolo di riposo, ma molto ripido. Uh, è chiaro che è, è c'è un'esagerazione verticale che ehm, mette in comunicazione la piana del tizia piatta e il fondo del, 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 del bacino, che si trattava di, si trattava di un bacino alla costa. Eh, e arriviamo fino ad oggi, eh, questo era quello che non era andato molto bene a quel però adesso eh, si, eh, poi si è, eh, si è cominciato a vedere che esistevano degli altri delta. Questo è delta di Eberswalde, è una ricostruzione 3D fatta e analizzata dalla mia collega de, della Porta a Fianco, Monica Ponrelli, che eh, per la prima volta ha notato eh, degli strati inclinati in un delta marziano. Lo vedete nel, 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 nella zona circolare, potete. Adesso non so se si vede il mio puntatore, però. Qua vedete la congiunzione della zona di Downlap no con questi strati inclinati che asintoticamente si riuniscono in, in questa superficie di discontinuità. Eh, e addirittura adesso, proprio Perseverance, ha fotografato una stratificazione inclinata che secondo me, ma anche secondo molti, è probabilmente un Delta Gilbert. Ricordatevi che siamo su, su un delta. Però ci, voluto, ci sono voluti parecchi anni per arrivare a questo punto, parecchi anni e parecchie missioni. Qua abbiamo la nostra missione ExoMars 2016, vedete una gran bella missione, qua sta partendo. Noi eravamo fortemente coinvolti anche dal punto di vista industriale, perché facevamo l'analisi della superficie per vedere il pericolo dell'atterraggio. Qua vedete la sonda come doveva atterrare, e piuttosto, più, 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 purtroppo. Questa sonda, che la vedete qua, si è sfraccellata eh, quando è atterrata. A parte che ci cominciarono a guardare male, perché ma, diciamo, ma si è sfraccellata forse perché voi avete sballato le, indag le, le indagini, poi si, scoprì, si è scoperto che era stato un errore di un comput del computer che doveva gestire la discesa, computer fatto dagli inglesi, per cui siamo, siamo a posto. Insomma. Però abbiamo anche la missione ExoMars, eh, 2022, eh, dove stiamo lavorando anche noi per l'atterraggio la, la, di, di, di questa sonda, e sono piuttosto preoccupato perché se quella che pesava 600 kg si è sfracellata, questa che pesa una tonnellata e mezzo, boh, non lo so. Oltretutto a terra su dei piedi, perché l'hanno costruito i russi, vedete i, i piedi qua, che... e, no, e, no, e non è certamente di, di buon auspicio. Ma voi capite che senza questo, senza la tecnologia e senza dunque l'esplorare, l'andare sulla superficie, noi non potremmo nemmeno fare scienza. E, e la necessità, vedete, questa qua è la, la, diciamo, la farfalla che contiene tutte le ellissi di atterraggio del, possibili della missione ExoMars 2011, 2022, scusate, che atterrerà i nostri Ox exoplani. Per analizzare il rischio per analizzare il tipo di, di superficie così eh, la prima cosa da fare è quella che fa un geologo fa una carta una carta geologica questa è la carta geologica fatta fatta da noi in effetti è un toscano luca è un toscano come te questo che il, il ragazzo lo chiamo ragazzo perché è stato uno studente dottorando ma insomma adesso è, è più che un ragazzo e tutto questo eh, noi lo facciamo per cercare di capire come funziona eh, il, il pianeta fondamentalmente quello che noi dobbiamo eh, individuare è la sua storia geologica come facciamo noi con, eh, il, con il con la terra cercare di capire come si è evoluta la storia geologica infatti abbiamo abbiamo la, la, la storia geologica di Marte è divisa in, in tre ere, Noachiano, Esperiano, Amazoniano, e lì dentro ci sono ancora cioè, la parte inferiore, superiore e via dicendo. Naturalmente eh, la prima cosa che vi vorrei far vedere sono i depositi fluviali marziani. Perché? Uno perché io eh, in effetti eh, nacqui negli anni 70 come geologo sedimentologo fluviale, i miei primi lavori sono di sedimentologia fluviale. E poi perché sono state le prime evidenze di processi esogeni sulla superficie che non, fosse, che non fossero eolici. Qua avete un po' un, un, un escurso, di, avete sulla sinistra vedete una valle fluviale che sbocca, in Un cratere e potete vedere anche un po' qua dei depositi alla sua foce, un, un dem abbastanza roso dove vedete Ares Vallis che è un'enorme un, un valle, quelle che eh, i martianologi chiamano eh, Outflow Channels, che sono delle enormi valli, mh, larghe parecchi chilometri, profonde, anche uno o due chilometri, che sono state eh, sede. Di enormi flussi catastrofici e delle valli invece, come qua sulla sinistra, un po' più semplici, eh, meno, complicate, meno complicate delle arse, che eh, anche qua rappresentano dei sistemi fluviali eh, fondamentalmente in erosione. C'è tutta, tutta una serie di, 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 di valli, grandi, piccole, ne vedremo parecchie. Noi siamo più interessati però a vedere cosa. Gli ambienti, gli ambienti che eh, possono essere interpretati, in cui possiamo capire le, le, le fonti e i meccanismi di, di, eh, di deposizione. Questo anche perché sono più semplici da interpretare, perché sono simili alla Terra. Valli così sono un po' difficili da, da interpretare, c'è qualcosa nelle Chandler Skebland del nord, nord ovest degli Stati Uniti, dove ci sono parecchi flussi catastrofici no? o anche nella zona degli altai, però eh, eh, su Marte questi flussi catastrofici assumono eh, grandezze enormi. Vedete, questa è la Casa I Valli, e questa è la scala, 10 km, e vedete le dimensioni, la bocca è obliqua, però insomma sono delle larghezze incredibili e le profondità viaggiano sui, sui, su, sul, su, su, sui chilometri. Ne vedete anche qua, anche qua vedete la scala nella parte bassa della foto, eh, delle grosse isole fluviali erosive eh, che magari si formano a causa di, di, di ostacoli come i crateri che sono più, di solito eh, più, più competenti e meno soggetti all'erosione e via dicendo. Queste sono state le prime forme fluviali che sono state viste e, e, e studiate. Perché? Perché erano visibili anche con immagini a bassa risoluzione, voi capite sempre, però già si capisce come ci siano, ci fossero delle, 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 dei comportamenti simili ai nostri, ai nostri fiumi, che erano tutt'altro che catastrofici. Qua vedete nell'immagine a destra, vedete un... un, un, un la formazione insomma, dei, dei meandri che poi sono stati tagliati dal corso che, eh, è più rettilineo che li ha tagliati nella parte bassa, quella più bassa della, del corso. Eh, anche qua altri esempi eh, dove vedete più che altro abbiamo eh, eh, strutture in erosione, non abbiamo, non abbiamo delle barre fluviali, non abbiamo delle... Del, 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 dei depositi, abbiamo fondamentalmente eh, sistemi in erosione. Qua qualcun altro, eh no, sto, sto tornando indietro, sto, sto esagerando. Poi vediamo che cominciamo ad avere dei canali un po' più piccoli che si assomigliano un po' di più, a destra vedete, a una, a una valle fluviale eh, terrestre. Assomigliano a questo qua, vedete, è un esempio... Eh, sottomarino di un, di un canale turbolitico sottomarino quando ne, 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 durante eh, i passaggi tra lo stand e stand no? si possono formare i bianchi sull'economia eh, da dove vengono questi canali questi canali vengono fondamentalmente da grande da da, 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 da delle zone che si diventano caotiche a causa della, ehm, del passaggio di grandi quantità di, acá, di acqua dal sottosuolo alla superficie. Distruggono quasi la, 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 la superficie, la creano in blocchi e poi vedete in questo caso formano un canale e, e in questo caso eh, da, questa, da questo che è eh, l'aram la, 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 la chaos o il cratere di Aram, eh, si fluiscono dentro l'Aris Valis. E qua vedete molto chiaramente, nella parte destra in basso, eh, i, i, i flussi che eh, erosivamente scavavano queste superfici. E qua avete un'idea un pittorica eh, dell'Aram dell Chaos, questa è la zona caotica piena d'acqua e il canale che si avvicina. Però non abbiamo solo questo, abbiamo dei veri propri, delle vere e proprie fasce di meandro, come in questo caso, vedete questa, noi abbiamo dei, dei, dei depositi, eh, in questo caso rilevati perché da, molti di questi canali sono esumati, come avviene in molte zone aride, dove eh, le, 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 i depositi grossolani eh, più competenti eh, rimangono preservati e di fianco i depositi più fini a, a fianco di questi, di questi corpi canalizzati vengono portati via. E se voi guardate, all'interno noi abbiamo una serie di eh, scroll bar, cioè di, di barre dovute alla migrazione del, del canale. Qua vedete, ne vedete un esempio in questo particolare, ne vedete un altro esempio in questo particolare. Non so se vedete la mia freccia, ma se la vedete la potete riconoscere per bene vedete qua sono immagini ad alta risoluzione ai rise arrivano a 30 centimetri di, di, di risoluzione per cui direi che è abbastanza forse e qua voi avete anche delle conoidi delle piccole conoide auroroviali ce ne sono delle più belle in effetti però a me piacciono queste e poi magari non ci sarà tempo ma vi dirò anche il motivo o casomai mi scrivete ve lo dico eh, di nuovo un close up di questi meandri che dimostrano che i flussi sulla superficie erano dei flussi eh, contenuti in canali che addirittura potevano meandrizzare, come eh, avvengono come avviene sulla Terra. Non si tratta più di flussi catastrofici che per qualche anomalia termica eh, sono prodotti, da, si sciolgono le acque e vengono prodotti da lo scioglimento di queste acche in modi catastrofici. Ma si parla proprio, e si vede i flussi eh, turbolenti, tranquilli, che eh, formano dei meandri eh, in tutto e per tutto simili a quelli della Terra. In tutto e per tutto, ma fino a un certo punto, però. Perché guardate questo cratere. Vedete, questo cratere è, è bello tondo, come si devono essere i crateri, ma guardate tutto intorno gli ejecta. Già vedete dalla forma di questo ejecta che sembrano non sembrano fatti da pezzi di roccia disorganizzati, ma sembrano, sembra quasi materiale fluidificato. La fronte di questi, di questi, di questi, di questi ejecta, eh, scusate, eh, ho mosso il, il, il mouse e è partito tutto, di nuovo, non so cosa succede, eh, vedete, è quasi, eh, rappresenta quasi un fronte di un debris flow normale. C'è anche una, una parte più interna, anche questa è così. E guardate qua, da, da questo cratere viene fuori dell'acqua che va a formare immediatamente dei flussi. Eh, sono prodotti, da si sciolgono le acque e vengono prodotti l'acqua. Evidentemente discolo, che cos'era? Ah, questo un, era un, 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 un vero bacino. E guardate qua, da paluzzi con eh, sedimenti, va a formare e, immediatamente eh, sì, dei flussi. Quando arrivato il meteorite, ha fluidificato tutto questo materiale formando... Questo si ejecta eh, di materiale liquefatto e eh, anche producendo dei de, de meandri veri e propri dei fiumi, eh, non di carattere catastrofico, che evidentemente sono stati attivi per lungo tempo finché c'è stata questa produzione, produzione di acqua. Questo è un particolare che vi, vi, vi dovrebbe convincere che si tratta di, di, di meandri partendo che, che nascono fondamentalmente intorno al, al cratere, e poi prendono la via di gradente più profondo. Anche qua altri tipi di canali, vedete qua un, un mezza conoide, per cui eh, io penso, spero di avervi convinto che siamo in presenza di... Ambienti fondamentalmente non solo eh, peculiari di Marte, ma anche ambienti che sono rintracciabili sulla Terra. I meandri sono una delle cose più rintracciabili che esistono sulla nostra faccia. Non serve essere dei sedimentologi per individuarli. Forse bisogna essere un po' più sedimentologi, però per, eh, o geomorfologi anche per eh, vedere queste, eh, queste lingue di materiale che sembrano fondamentalmente dei, eh, lo dico in modo semplice perché non sappiamo qual è il materiale, però dei ghiacciai, delle lingue eh, di ghiacciai che scendono giù in effetti da una piattaforma che eh, potrebbe essere una piccola ice cap. Tutte queste forme fondamentalmente le ritroviamo... In, in zone eh, alle zone tropicali cioè tra a nord e a sud del dell'equatore dove evidentemente adesso anche adesso sarebbe difficile trovare dei grandi accumuli eh, di ghiaccio perché le temperature molte volte raggiungono anche per brevi periodi eh, raggiungono anche lo zero però eh, se voi guardate, eh, le similitudini sono molto forti, vedete? queste striature, queste striature presenti, poi una fascia morenica e la morena frontale. In caso. Se vogliamo vedere da un'altra prospettiva, qui abbiamo un ghiacciaio eh, nell'isola di Axelheimberg, nell'artico canadese, il ghiacciaio scende verso di noi, e abbiamo la morena terminale eh, da cui si ripartono i depositi fluviali, fluviali proprio l'acciaio e questa qua è una zona di transizione tra le morene, ovviamente anche qua ci sono delle morene, e gli ghiacciaio veri e propri. Eh, qua un altro esempio marziano vi fa vedere anche un'idea della, morfo, della morfologia. Questo cosa vuol dire? Beh... Eh, Vuol dire che, evidentemente, qua abbiamo degli esempi terrestri e marziani, vedete due esempi molto simili. E questo cosa vuol dire? Che in effetti non sappiamo cosa ci sia sotto, cercheremo di andarla a capire. Anche perché, se fosse ghiaccio, sarebbe una fantastica, una fantastica riserva di acqua per le future esplorazioni umane. Però... Nonostante tutto, eh, indicano eh, la presenza di ghiacciai anche in epoca recente nelle zone tropicali. Dunque indicano fondamentalmente una glaciazione eh, marziana. Ehm. Se torniamo invece a, 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 ai fiumi, vorrei farvi notare una cosa. Io vi ho, scusate, ma quando muovo il mouse si muove tutto. Eh, Vorrei farvi notare che la maggior parte dei depositi fluviali che noi vediamo sono esumati o, eh, come si, si, si dice in geomorfologia, eh, invertiti, Dove con una, una, un rilievo inverso. Invertito. Perché vedete che le, qua, la, la superficie, i meandri, sono rilevati rispetto alla, alla, ai depositi di, di piana inondabile che evidentemente sono state erose perché c'è uno scalino abbastanza notevole e abbiamo fondamentalmente depositi olistici. E la stessa cosa può avvenire per canali, per canali singoli, come in questo caso, vedete. Questa sono, è una, una tabella fatta dal, dal mio mentore eh, Peter Friend, che vi eh, mostra appunto come possiamo avere dei canali, meandri o anche bridle, che formano questi canali zoomati, ma possiamo avere anche dei canali singoli, quelli che potremmo chiamare dei ribbon, che eh, sono esumati e sono fondamentalmente singoli, un po' magari migrano lateralmente, però fondamentalmente rappresentano eh, dei canali che, eh, abbastanza stabili che non migrano lateralmente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che molta parte del record eh, geologico è stato portato via. Questo lo si vede anche molto bene andando in Sahara, dove fondamentalmente gran parte di questo, del, 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 del materiale depositato durante il quaternario è sparito. Se noi andiamo a vedere certi fiumi quaternari del Sahara, ormai inattivi, totalmente inattivi, quello che rimane sono solo dei, dei, dei clasti grossolani, sono solo dei conglomerati. E tutto il resto non c'è più, è partito via, portato via fondamentalmente dal vento. Abbiamo degli esempi molto vicini a casa nostra di questi canali eh, esumati eh, stabili. Questo è il bacino dell'Ebro in, in Spagna, questa è una normale immagine di Google, dove vedete che tutte questi, queste creste appunto eh, rappresentano dei canali, dei canali fluviali, che però essendo sulla Terra. Possiamo andare a vedere, possiamo andare ad analizzare. Questo è un, è un piccolo eh, montaggio. Eh, non preoccupatevi, non è un fantasma, questa macchina, nemmeno questi sono fantasma, sono studenti. E vedete qua uno di questi, eh, di queste creste, di questi canali sumati, di questi ribor. Ne vedete uno qua e ne vedete uno qua. Qua potete anche eh, apprezzare la superficie basale e la potete apprezzare anche qua, naturalmente, e qua invece i depositi di intercanali di piani inondabili che lo, lo circondano. Fortunatamente tramite i rover o tramite anche le immagini, quelle a Raize ad alta risoluzione, non riusciamo a vedere queste cose in grande dettaglio anche su Marte. Eh, però una cosa, adesso smettiamo di parlare di Marte, andiamo a parlare di Titano per concludere questo piccolo, eh, questo piccolo percorso che abbiamo fatto di ambienti sedimentari. Il titano ha un'atmosfera molto densa, eh, ricca di metano, etano, ha una superficie del tutto sfana, ha dei laghi veri e propri anche abbastanza profondi, e abbastanza estesi nel, nel vicina del Polo Nord, e anche dei corsi d'acqua come questo, che formano dei veri e propri delta. Eh, qua abbiamo uno di, un esempio di questi e vedete che è interessante come ci sia una forte idrologia superficiale e che questi le rive e soprattutto dove si incontrano con i fiumi formano dei piccoli estuari. Questo ci vuol dire che evidentemente c'era un abbassamento, un innalzamento del, del livello, eh, non, non è acqua perché è una mistura di locanomuri e altra roba, però c'era evidentemente un cambiamento abbastanza eh, de, del livello eh, dell'acqua, che viene anche messo in evidenza da questi canali, se voi li vedete bene, non so se li vedete come al solito il mio puntatore, ma c'è quel canale sulla destra che forma una, una specie di V che vedete sbocca dentro al, al, al lago e c'è un canale che prosegue, lo vedete, potete vedere anche in quell'in alto a sinistra. Per essere sicuro vi faccio vedere sulla destra un particolare di uno di questi canali sommersi, e la stessa cosa si può vedere, anche se non così ben evidente, eh, questo è il lago Natron, ma ci sono altri laghi dove si può vedere come ci siano i canali che continuano lungo eh, in, in profondità, probabilmente quando il livello del lago era più basso. Poi abbiamo anche dei, 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 dei fiumi che eh, si, 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 si buttano in, non in laghi profondi, ma in laghi di acqua bassa, come in questo caso, dove vedete che c'è il, il fiume Mendriforme che sfocia all'interno di un bacino e vedete una serie più o meno visibile di, 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 eh, di canali e anche di lobi del tizi. Ehm, perdonatemi, queste non sono immagini del visibile, sono immagini SAR, radar eh, eh, con capacità di mapping, per cui eh, la. la, la, la sia la, 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 resa, la resa grafica che anche la risoluzione non sono delle migliori. Per concludere vi faccio vedere un po' delle, delle SAFE, delle dune longitudinali su Titano e delle dune longitudinali in Namibia. Ora lasciatemi concludere gli ultimi minuti per presentarvi eh, il perché noi andiamo a vedere eh, Andiamo a studiare la Terra, quelli che noi chiamiamo gli analoghi marziani, per, per, per vedere Marte. Mi pare che questa foto sia abbastanza indicativa. Eh, in alto a sinistra c'è il deserto in Marocco, il Sahara in Marocco, e in basso a destra c'è eh, Marte. Non sto a dire troppo perché penso che questo convince addirittura i fisici e gli ingegneri: cioè, guardate, è quasi un miracolo. Eh, in, in, in Marocco noi abbiamo fatto un centro che si chiama Imbattuta Center, dove abbiamo ospitato parecchi, parecchi, parecchi esperimenti e anche parecchi scienziati che sono venuti ad analizzare gli ambienti, questi ambienti analoghi. Qua vedete sul, sul muso di questo elicottero c'è il radar altimetro che serve per eh, guidare l'atterraggio delle sonde su Marte per l'ESA e questi erano i vari test del, 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 che abbiamo fatto sul, e questo è uno delle foto prese nei vari test e qua vedete il centro che abbiamo eh, con tre workshop e una serie di, 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 di studi laboratori c'è anche un biliardo e un, una cucina tanto per stare tranquilli e poi naturalmente proviamo anche a, a, a a fare degli esperimenti, a fare dei test su, sulla presenza del, del, dell'uomo su, su, sulla superficie marziana, e vedete qua, le, che, che l'ambiente può diventare parecchio ostile. Si sta molto tranquilli, per esempio, qua nella sala dell'Agenzia Spaziale Europea dove eh, si controllano, in questo caso, controllevamo una missione di queste analoghe dello Utah. Però a certe volte bisogna anche metterci olio di gomito, vedete gli astronauti devono anche spingere le Nissan patrol quando si insabiano, come in questo caso. E naturalmente, eh beh, questo è l'artico canadese, lasciamo perdere. Eh, e, ehm, questo invece è un fotogramma tratto dal film, eh, non mi ricordo più che della National Geographic, era un docufilm, mi pare che si chiamasse Marte. Guarda caso, eh, filmato proprio eh, nelle zone che noi utilizziamo come in Marocco come analoghi parziali. Abbiamo testato anche un nuovo modello di rover, vedete, se voi guardate come sono fatti i rover adesso, sono ancora un po' più, diciamo, goffi, questo invece è una nuova generazione, ancora bisogno fatto eh, da, dai tedeschi, deve ancora eh, migliorare, però siamo sulla buona strada. Il futuro, il futuro è l'uomo e naturalmente, se si parla dell'uomo su parte, si parla di SpaceX, cioè la, la compagnia di, eh, di Elon Musk che sta costruendo il Falcon Heavy, che è il, il razzo che porterà eh, la, la starship su, su Marte o volendo sulla Luna. È tutto un altro concetto completamente diverso. Perché, perché vedete? La Starship, qua ne abbiamo tre in una base marziana, vedete, a terra eh, verticalmente riparte e a terra verticalmente sulla, sulla Terra. E, e questa non è una visione pittorica esagerata, è esattamente, sono i progetti esatta, eh, esatti di SpaceX con la quale in effetti abbiamo cominciato. A collaborare soprattutto per fare atterrare questi affari qua che pesano, credo un centinaio di tonnellate. Per adesso facciamo atterrare una tonnellata e abbiamo dei problemi. Eh, faccio un po' di pubblicità perché noi abbiamo un eh, se volete diventare eh, planetari o geologi planetari, noi abbiamo una laurea magistrale in, in inglese eh, di in scienze e tecnologie della Terra e dei pianeti col curriculum. Totalmente planetario. Che si chiama Planetary Size primo e terzo trimestre eh, o a distanza o in classe a scelta dello studente. Eh, terzo, eh, scusate, prima e terzo, secondo semestre in sede e poi il quarto semestre si se deve fare la tesi. Via dicendo: Se volete un po' di informazioni potete fare www.irsps.it e poi seguite il vostro eh, il, il percorso per il master per andare a vedere le informazioni del master con questo concluso e vi ringrazio della, della vostra pazienza grazie Gian Gabriele eh, le domande per il primo relatore eh, le faremo insieme a quelle per il secondo relatore ma lascio un attimo la parola a Sabrina per presentare il secondo relatore Grazie Eugenio. Il secondo relatore di oggi è, uh, è Luca Bindi. Uh, Luca Bindi è professore di uh, mineralogia e cristallografia presso l'Università di Firenze e ha al suo attivo tantissimo uh, lavoro scientifico di, di vario tipo. Che va da appunto la classica cristallografia di eh, minerali naturali sintetici. Eh, ma qui ci parlerà di una parte della, uh, della sua attività uh, scientifica che è relazionata appunto molto allo spazio. Molto allo spazio perché, tra le altre cose, eh, Luca ha scoperto il primo cristallo, il primo quasi cristallo naturale eh, che vedremo appunto. Non viene dalla Terra, ma viene dallo spazio. Eh, il curriculum di Luca è mh, lunghissimo. Uh, io vorrei soltanto citare alcuni dei premi, dei molti premi e riconoscimenti che ha, ha avuto, uh, in particolare i due premi eh, dell'Accademia uh, dell Nazionale degli Inciai, di cui è diventato anche uh, membro, cioè il mh, premio Luigi Tartufari e il premio Presidente della Repubblica che ha, ha, ha avuto nel 2015. Uh, inoltre uh, a, nel 2018 gli è stato conferito anche un altro premio molto importante che, a cui penso uh, tenga molto, che è il premio Aspen Institute Italia uh, insieme a, uh, a Paul Steinart, che è il fisico con cui ha condotto uh, tutte le, uh, tutti i vari studi appunto, mh, sui quasi cristalli. Tra, se volete, diciamo una nota di colore: esiste anche un minerale dedicato a Luca, che è la Luca Bindite, eh, e un pianeta minore che appunto eh, è stato eh, dedicato, diciamo, porta il nome di, eh, di Luca Bindi. Quindi io direi che. Mm, lascerei la parola appunto a Luca uh, per la sua presentazione e alla fine farete, potete fare insomma, le eh, domande a entrambi i relatori di, di quest'oggi. Quest Prego Luca. Bene, grazie Sabrina. Eh, prima di condividere lo schermo volevo ringraziare Simps G per questa nuova riedizione delle Distinguished Lecture mi ha fatto un piacere immenso rivedere Gian Gabriele e soprattutto risentirlo dopo quel tour de force che fu fatto ormai sei anni fa, sette anni fa. Eh, vedo che lui ha cambiato la presentazione, io eh, in realtà ehm, non l'ho eh, ammodernata per il semplice fatto che in questi sette anni sono successe talmente tante cose sul progetto dei quasi cristalli naturali che mh, potevo anche fare una sorta di riassunto di, di tutto quello che è stato dopo. Ma siccome credo che, vedo che ci sono tanti giovani e studenti a sentire oggi, credo che sia importante raccontarvi invece quella che fu la Distinguished Lecture di sette anni fa, ovvero la storia della scoperta del primo quasi cristallo naturale con tutti i fatti che si sono ovviamente eh, succeduti in quel periodo. Allora, se mi date eh, un cenno, che tutto a posto la vedete, immagino di sì. Vai, sì, vai, sì, tranquilli. perfetto. Allora, ehm, è proprio una strana storia quella che vado a raccontarvi. Il mio collega Paul, che Sabrina ha nominato, ha scritto un libro di recente intitolato The Second Kind of Impossible. Per riassumere questa storia che credo la riassuma veramente perché il secondo tipo di impossibile perché come sapete come scienziati noi conosciamo un qualcosa che è impossibile per tutti ovvero per esempio se io vi dicessi che io posso correre alla velocità della luce io credo che tutti eh, direte eh, in coro impossibile e sarebbe un impossibile reale ma esiste un secondo tipo di impossibile, che è quello che eh, rappresenta argomenti che tutta la comunità crede che siano impossibili, ma poi per una serie di coincidenze eh, si dimostrano invece possibili. E questo è il secondo tipo di impossibile di cui vi parlerò io oggi. Ma per farlo direi che ho bisogno di introdurvi un pochino cosa sono questi materiali in una maniera estremamente semplice e comprensibile per tutti. Questo sarà eh, il motivo base di tutta la storia che vado a raccontarvi. Per farlo eh, mi aiuto con la definizione di minerale, ovvero quella che potete trovare in qualsiasi libro di testo eh, mineralogico. Un minerale quindi è un solido eh, con una certa composizione chimica in cui gli atomi sono disposti in un reticolo periodico. Questo è tutto quello che sappiamo, che si ripete nelle tre dimensioni. E io ne posso individuare un blocco che chiamo cella elementare che mi permette di descrivere periodicamente il mio materiale. Ovvero perché quella cella elementare sarà uguale a quella sopra, sotto, a destra, a sinistra che io ritrovo nel mio materiale. In pratica posso dire che i minerali e la maggior parte dei minerali presentano quella che è la caratteristica che viene a chiamarsi, ovvero di presentare un ordine periodico che si estende indefinitamente. Questo succede per la maggior parte dei minerali. Cosa succede invece per i quasi cristalli? Nei quasi cristalli, come vi ho scritto qui, il pattern è quasi periodico, cioè gli atomi sono disposti sì in maniera fissa e regolare, ma non periodica, come vedrete. Quindi, in pratica, se io individuo un raggruppamento di atomi, eh, ovvero una cella elementare, quella che sarà sopra, sotto, a destra e a sinistra sarà differente rispetto a quella che io ho scelto come mia cella di riferimento. In pratica, quindi, se volessi dare una, eh, una frase secca anche per i quasi cristalli, direi che sì sono caratterizzati da un ordine a lungo raggio, ma che quest'ordine è un ordine aperiodico. Cosa significa eh, ordine aperiodico a lungo raggio? Andiamo a decifrare questa frase che sembra piuttosto complicata. Il fatto di continuare ad avere un perfetto ordine a lungo raggio significa che se io metto questi materiali sotto i raggi X, io ne otterrò. Un, dei picchi di diffrazione netti e intensi, come il migliore dei cristalli ordinati, ma il fatto di essere aperiodici, cioè eh, di non avere una periodicità di traslazione che si ripete nelle tre dimensioni, fa sì che io possa vedere in questi materiali quelli che si chiamano assi di simmetria non cristallografici. In realtà non c'è niente di assolutamente complicato perché, se noi, perché uno può pensare, no, dice ma assi di simmetria non cristallografico, io ho difficoltà anche a, a sapere quali sono quelli cristallografici, figuriamoci quelli non cristallografici. In realtà eh, la cosa è molto, molto più semplice di quello che si creda. Facciamo un esempio, per semplificare la cosa, un esempio bidimensionale. Ovvero immaginiamo di dover ricoprire una superficie bidimensionale con delle mattonelle e lo dobbiamo fare seguendo delle regole, ovvero utilizzare mattonelle tutte della stessa dimensione, tutte della stessa forma e ovviamente non lasciando spazi tra mattonella e mattonella. Ecco, l'unico modo di ricoprire la mia superficie bidimensionale è utilizzare mattonelle di questo tipo, rettangolare o rombiche eh, o a rombo, insomma, triangolari, quadrate ed esagonali. Questo è l'unico, sono le uniche figure geometriche in grado di ricoprire lo spazio senza lasciare spazi tra mattonella e mattonella. Ma se si guarda quali sono gli assi di simmetria che governano queste figure geometriche bidimensionali, ci si accorge subito che un rettangolo è governato da un asse di rotazione binario, cioè io il mio rettangolo lo ritroverò uguale esattamente dopo 180 ⁇ Ovviamente il triangolo sarà governato da un asse di rotazione 3, il quadrato 4 e un esagono 6. Immagino siate tutti d'accordo che l'asse di rotazione 1 è presente in qualsiasi figura, qualsiasi figura ruotata di 360 gradi tornerà uguale a se stessa. Quindi, abbiamo detto 1, 2, 3, 4 e 6 si salta il 5. Se noi prendiamo infatti delle mattonelle pentagonali e tentiamo di ricoprire lo spazio senza lasciare spazi tra mattonella e mattonella, ci fermiamo subito, perché il pentagono non è in grado di ricoprire lo spazio eh, in maniera congruente, cioè senza lasciare spazi. Ma il pentagono è governato dall'asse di ordine 5. L'asse di ordine 5 sarà quindi un asse di simmetria non cristallografico. Quindi è questo che sarà presente, vedrete nella maggior parte dei quasicristalli. Ma allora, quindi riassumendo, cosa diavolo sono questi materiali? Sono dei solidi che presentano delle diffrazioni esattamente belle come quella dei migliori cristalli ordinari, ma che presentano delle simmetrie proibite, ovvero per esempio una simmetria 5 in un piano, o se noi andiamo nelle tre dimensioni, quella che si chiama una simmetria icosaedrica. In realtà la simmetria icosaedrica è più, è più comune e più um, nota di quello che, che immaginiamo, perché una simmetria icosaedrica non è altro che quella, per esempio, del nostro pallone da calcio, dove si riconoscono il, il pallone da calcio, quello vecchio stile lì, non è altro che un icosaedro gonfiato a sfera, in cui si riconoscono assi di ordine 5 in corrispondenza dei pentagoni neri, assi di ordine 3 in corrispondenza degli pseudo esagoni bianchi, e assi di ordine 2 in corrispondenza di due pseudo -esagoni esagoni. Ma quello che rende più affascinante la storia che vado a raccontarvi è quello che succede nel 1974, quando il cosmologo matematico famosissimo Sir Roger Penrose, l'ultimo premio Nobel per la fisica, eh, trova questo tipo di mosaico. Guardatelo attentamente perché questo mosaico contraddice un pochino quello che ho detto prima, ovvero presenta una simmetria pentagonale. In realtà eh, è costituito da due tasselli, quello verde e quello viola, quindi non sono pentagoni reali, ma sono tutti frammenti di pentagono regolare che vanno a costruire un pattern considerato impossibile. Come fece Penrose a capire e a pensare questo pattern? È molto divertente andare a vederlo. Allora lui prese semplicemente, come abbiamo fatto noi, un pentagono e lo circondò di altri cinque. Si rese conto, però, che la, la forma risultante, la figura che ne veniva fuori era un pentagono più grande. E allora gli venne in mente: proviamo a dividere il pentagono centrale di ulteriori cinque pentagoni. Come potete vedere, se si estende la figura, si riempiono dei vuoti e si vanno a formare altre figure come questi rombi arancioni o queste mezze stelle verdi. Andò ulteriormente e divise di nuovo il pentagono centrale in ulteriori cinque questo gli permise di riempire un sacco di spazi andando a ricoprire interamente lo spazio con quei rombi, con le stelle e con quelle mezze stelle, lo chiamò. Justice Cup. Perché questa figura di, di, di Perros era importante? Perché presentava una perfetta simmetria pentagonale. Guardate, se io provo a ruotare di 72 gradi, la figura è esattamente sempre la stessa. Ma quella che vi ho fatto vedere prima, il, pen, il pattern, di, il penrose styling, la tassellatura di penrose, in realtà è fatta da due tasselli. Ma allora ripartiamo da quella a cui siamo arrivati adesso. Cosa fece lui? La guardò attentamente e si accorse che questa immagine bidimensionale poteva altro che essere descritta molto più semplicemente, da due rombi, uno secco, quello rosso, e uno più grasso, quello azzurro. E se ci disegniamo sopra del colore come in questo, ci accorgiamo subito ovviamente che la simmetria pentagonale è davvero preservata. Questo è il pattern di Perros. Eh, in realtà, nel corso degli anni, il pattern di Perros ha avuto delle grandi elaborazioni da Perros stesso, ovvero si andarono a cercare quali erano le matching rules, ovvero le regole di incastro. Tra tasselli, perché si tentò di individuare delle figure geometriche, come per esempio questo, un aquilone, un dardo, come venivano a chiamarsi, e all'inizio si pensava che le regole di matching tra i tasselli erano rappresentate da queste curve. Perros andò oltre e si accorse che in realtà eh, potevano esistere delle linee rette che, se io le estendevo in tutto il pattern appunto di Perros, andavano a, a informare un intreccio di linee che sembra caotico, ma in realtà ha delle regole ben precise. Sono cinque set di linee parallele, indicate qui con i diversi colori, che facevano chiaramente capire la simmetria pentagonale. Focalizziamo l'attenzione su, per esempio, una di questi sette, le linee rosse, come potete vedere, presentano un doppio distanziamento, un distanziamento che chiameremo long e uno short. Okay? Se noi lo estendiamo per una sezione intera, ci accorgiamo perché vedete che il pattern si in interrompe a un certo punto. Se io lo estendo indefinitamente fino a ritrovare la stessa sezione iniziale, conto quante sono le sezioni corte e quelle lunghe, mi accorgo che corrisponde a due numeri presenti nella successione di Fibonacci che sta alla base dei quasi cristalli. Nella successione di Fibonacci due numeri consecutivi, il rapporto tra due numeri consecutivi è sempre approssimativamente uguale a 1,618 che è proprio il numero aureo che rappresenta lo schema di ripetizione di questi materiali. In realtà, dopo Perros si andò molto oltre e ci si accorse che se io incrementavo il numero dei tasselli costituenti il mosaico, potevo ottenere simmetrie veramente impensabili. Guardate: qui il numero di tasselli è arrivato a 3 e posso avere simmetrie di ordine 7, ma se io li incremento posso arrivare a simmetrie di ordine 11, e se voglio fare qualcosa di veramente meraviglioso posso arrivare a simmetrie di ordine 17. Tutte queste però sono delle bellissime elucubrazioni matematiche, delle bellissime, eh, direi, fantasie anche fi filosofiche. Ma noi siamo scienziati e per poter credere all'esistenza di questi materiali occorreva una prova sperimentale. E come succede sempre per le grandi scoperte, 1984 si ha l'intuizione teorica, 1984 si ha la scoperta sperimentale quando Danny Sheckman, Elan Black, Dennis Grasses e John Ken sovraraffreddando dei, dei, dei frammenti di leghe di alluminio e manganese trovano la prova sperimentale. Come potete vedere in questa immagine TEM che in realtà non è di altissima qualità si notano dei piccoli pentagoni e dovete sapere che Danny Sheckman era visiting scientist al NIST di Washington sotto la supervisione di uno dei più grandi metallurgisti americani appunto John Ken, e quando Sheckman questa immagine corre immediatamente dal suo supervisore e purtroppo si sente dire: Vattene via, Danny. Questi sono twins, cioè geminati. Ovvero oggetti periodici che eh, compenetrandosi simulavano delle simmetrie proibite, ma le simulavano e non era assolutamente niente di interessante. Ci vollero due anni per convincere John Ken che non si trattava di geminati. In quei due anni, credetemi, successe di, tutte, eh, di tutto. E, ma alla fine eh, arrivarono a pubblicare nel 1984 una delle pietre miliari della cristallografia strutturale, ma direi della chimica e fisica dello stato solido in generale ovvero Sheckman e collaboratori 1984 Physical Review Letters, la prima evidenza sperimentale di un quasicristallo. Beh, eh, Danny si è preso una discreta rivincita perché 30 anni dopo, uh, uh, proprio per la sua scoperta dei quasicristalli avvenuta appunto nell'82, ha preso il premio Nobel per la Chimica appunto nel 2011. Beh, dal 1984 sono stati identificati più di 100 composizioni chimiche in grado di dare quasi cristalli. E vi faccio vedere alcune immagini perché sono molto, molto piccoli, ma veramente molto belli da vedere a grandi ingrandimenti. Per esempio, questi sono dei fiori cosaedrici vedete i petali a simmetria pentagonale di eh, alluminio manganese, lo stesso materiale studiato da Denny. Questi sono dei cristalli decagonali di alluminio, nichel e cobalto, oppure cristalli cosaedrici di alluminio, litio e rame, dodecaedri perfetti di zinco, magnesio, olmio oppure per esempio perfetti cristalli di alluminio manganese palladio guardate che meraviglia, decagonali allora adesso un pochino sappiamo cosa sono i quasi cristalli eh, cerchiamo di rispondere ad un'altra domanda che immagino qualcuno di voi può avere, ovvero perché sono così importanti a tal punto da far assegnare un premio Nobel alla persona che li aveva scoperti eh, 30 anni prima? Eh, io qui ho scritto un sacco di robe. In realtà, eh, fate finta che non ci sia scritto niente, ascoltate me e ascoltate me. Allora, in realtà. Ehm... La maggior parte dei materiali che l'uomo utilizza per applicazioni tecnologiche sfruttano il fatto che le strutture interne, ovvero la disposizione atomica, segue un passo, cioè è periodica. Ora immaginate dei materiali che sono quasi periodici, questo ha conseguenze drammatiche sulle proprietà fisiche che io ci posso misurare sopra, soprattutto per quanto riguarda dei comportamenti anomali dei metalli che costituiscono i quasi cristalli stessi. Eh, questo eh, ha ripercussioni specialmente nell'impartire alla maggior parte dei quasi cristalli una sorta di scivolosità della superficie che li fa sfruttare molto spesso in sostituzione del teflon. Quello che vi dico io come, eh, come applicazione, ovviamente, non è un'applicazione virtuale. Ma pensate eh, a sei anni dalla scoperta dei quasi cristalli, ovvero nel 1991, una compagnia americana, ovvero la Cybernox, produsse delle batterie di pentole che presentavano delle pellicole antiaderenti in sostituzione, appunto, del Teflon, pellicole di quasi cristallo, che avevano grandi miglioramenti perché, eh, ovviamente, erano molto meno rigabili. Sapete quanto è? Pericoloso grattare una pellicola antiaderente delle, delle padelle. Ecco, questi resistevano molto di più, ovviamente essendo eh, molto più costosi. È soltanto una delle applicazioni per, tanto per capirsi di quanto possono essere comuni possono essere intorno a noi senza ovviamente saperlo, ne esistono anche di molto molto più sofisticate. Quindi sappiamo cosa sono i quasi cristalli, un pochino sappiamo perché sono così importanti, ovviamente arriviamo a noi. Eh, ovvero perché cercarli in natura? Cosa avrebbe significato trovarlo ovviamente a questo, a questo punto? Eh, ovviamente io qui ho listato soltanto cinque cose, in realtà ce ne sarebbero tantissime altre di motivazioni. Ma per quanto mi riguarda, o meno per la disciplina che io qui rappresento oggi, avrebbe aperto un nuovo capitolo nella storia della mineralogia, eh, modificando drasticamente il modo di classificazione dei minerali. Perché adesso noi classifichiamo i minerali cristallini in uno dei sette sistemi. Trovare un qualcosa che non si sarebbe potuto incastrare in uno dei sette sistemi avrebbe potuto riportare a un ripensamento di questo tipo. Ma avrebbe mandato indietro anche di ordini di grandezza l'età il più vecchio quasi cristallo. Ovviamente il più vecchio quasi cristallo che l'uomo conosce è quello di Sheckman, ovvero di circa 30-40 anni fa. Trovare un qualcosa in natura avrebbe significato un qualcosa di vecchio di milioni di anni e, chi lo sa, forse di miliardi di anni. E questo avrebbe permesso studi fondamentali per la fisica dello stato solido, ovvero sul concetto di stabilità di questi materiali. Ma avrebbe potuto portare anche alla scoperta di nuovi quasi cristalli. Magari la natura avrebbe messo insieme gli elementi chimici che l'uomo ancora nemmeno lontanamente ha pensato di fare e permettetemi di aprire una parentesi questo è quello che è successo con la pubblicazione che abbiamo fatto la settimana scorsa su un uovo quasi cristallo trovato in detriti della prima esplosione nucleare con una composizione chimica totalmente sconosciuta all'industria ancora. Quindi avevamo previsto uno dei goal fondamentali di questo progetto, ma ovviamente per quanto riguarda noi, comunità, Geo avrebbe potuto suggerire anche nuovi processi geologici sia sul nostro pianeta che ovviamente extraterrestri. Con queste motivazioni in mente, la ricerca dei quasi cristalli è iniziata 14 anni fa, nel luglio del 2007. E tutto è tutto iniziato quasi per scherzo, eh, perché io mi sono trovato a, per quella mattina di luglio del 2007 a leggere questo articolo. Perché vi dico che è molto strano? Perché è molto strano, in tutta sincerità, che un geologo si metta a leggere articoli pubblicati su Physical Review Letters, semplicemente perché il background, ahimè, che ci caratterizza da un punto di vista eh, fisico-matematico, non è tale da permettere la lettura della maggior parte di articoli pubblicati su questa rivista. Ma qui eh, io ero molto interessato per il semplice fatto che eh, questi signori... Eh, pensavano di aver trovato di, o di poter avere il metodo per indicare come trovare possibili nuovi quasi cristalli, sia in natura che ovviamente nuovi cristalli artificiali. Cosa, come pensavano di fare? Eh, avevano preso tutto il catalogo del GCPDS che la maggior parte di noi conosce, che è tutto il catalogo dove sono depositati 90.000 diffrattogrammi di tutti i materiali sintetici e naturali, ovviamente che l'uomo conosce, quindi stiamo parlando di 90.000 dati, eh, e avevano tentato di individuare delle figure di merito tale che da un match di un diffractogramma di un quasi cristallo ideale e quello del catalogo GCPDS si potesse avere... Delle figure di merito indicanti possibili candidati promettenti ad essere nuovi quasi cristalli. Eh, lessi questo articolo e mi trovai di fronte a una tabella. Allora lasciate stare tutte queste formule, tutte queste sigle, non ce ne frega niente. Ok, quello che è importante è che questa è la tabella dei loro candidati più sicuri ad essere quasi cristalli in base ai loro test. Mi trovai di fronte a tre minerali, come potete vedere, actascite, tantalite e gratonite. Beh, io sinceramente quando vidi questi tre minerali, sinceramente rimasi piuttosto <coughs> sorpreso, perché tre minerali studiati tra l'altro negli anni 60-70, come potevano essere dei quasi cristalli? Mosso da curiosità finì la lettura dell'articolo e in fondo all'articolo trovai una frase che vi ho riportato in giallo, che è una frase piuttosto eh, strana rispetto agli articoli che sono abituato a leggere e a scrivere io. Ovvero, noi siamo interessati a collaborare, ad esplorare i candidati in, in eh, tabella 1, chiunque sia interessato è incoraggiato a scriverci. Allora, dovete sapere che io all'epoca ero il conservatore della sezione di mineralogia del Museo di Storia Naturale di Firenze, quindi avevo accesso a tutti i database, ma soprattutto avevo accesso a 50.000 campioni delle collezioni mineralogiche del Museo fiorentino. E quindi andai a vedere subito se questi tre minerali erano presenti davvero nelle collezioni. Ovviamente mi immaginavo di sì, visto che sono piuttosto comuni. E una volta che avevo verificato che ce l'avevo davvero, scrissi a questi signori dicendo che io ero davvero interessato a collaborare per iniziare questa possibile ricerca. E devo dire la verità, la reazione che abbi da loro fu entusiasta. Eh, per due motivi, in amicizia, dopo mi hanno raccontato. La prima, perché avevano perso la speranza, perché l'articolo era del 2001 e io rispondo alla loro call sei anni più tardi, cioè nel 2007. La seconda, eh, più divertente, perché quando erano ricevuto la mia mail si sono messi a ridere perché hanno detto ormai non si pensava più che esistesse un mineralista così stolto da buttarsi in un progetto, credetemi, con così poche chance di successo vedrete che non avevano tutti i torti. Eh, iniziamo la collaborazione e quello che mi trovai di fronte a fare intanto era un carico di lavoro doppio rispetto a quello prospettato nel loro lavoro, perché in infatti i, no i minerali che io avrei dovuto testare erano diventati sei e non più tre. Di nuovo, chi se ne frega di queste classificazioni oppure di, di, di questi nomi o queste formule, non ci interessa niente, sappiate solo che io avrei dovuto analizzare sei minerali. Eh, eh, però ero piuttosto eccitato per farlo, perché come potete vedere il, il primo, ma anche gli altri, era al ventiduesimo posto nella loro classifica di Possibilità di essere un quasi cristallo su 90.000. Quindi loro a dirvela tutta erano certi che questo fosse un quasi cristallo. Cosa avrei dovuto fare io? Avrei dovuto fare della diffrazione X a cristallo singolo e un'analisi chimica per confermare che il, il nome del minerale sul cartellino era davvero quello che poi risultato essere. Feci tutto lo studio, credetemi, non da poco, che è riportato in questo grande tabellone in cui non si legge niente, ma meglio così, perché non c'è niente da vedere perché quello che è la cosa che mi interessa che voi sappiate è che nessun campione di questi che io ho studiato mostrò alcuna evidenza di simmetria vietata tutti tranquilli come sinceramente era aspettabile decisi di comunicare la notizia del mio avvenuto studio agli americani e la risposta che ebbe fu molto titubante perché io ero premevo per scrivere qualcosa dicendo che forse questi loro test non ave che avevano funzionato così bene ma ovviamente la loro titubanza di dover scrivere un lavoro in cui praticamente ammettevano che il lavoro pubblicato sei anni prima eh, aveva prodotto praticamente dei falsi positivi, diciamola così ovviamente, tutto rimase in stasi. A quel punto passarono le settimane, ma io ero entrato nel mood, come usa dire oggi, dei quasi cristalli e quindi iniziai a pensare ad un approccio completamente differente rispetto all'approccio fisico con questi parametri statistici piuttosto complessi. Tentai di avere una visione molto molto semplice, credete, eh, credetemi, ovvero mi misi di fronte con la solita divisione che a noi non interessa, eh, la maggior parte dei quasi cristalli sintetici, artificiali, quindi prodotti in laboratorio, ma con simmetria proibita, verificata in laboratorio, quindi quasi cristalli certificati, e tentai di individuare se potevo vedere un nesso eh, di composizione chimica tra tutti questi che avevo qui. Quello che io di cui mi resi conto, credo che chiunque di voi se ne possa rendere conto in cinque minuti, ovvero mi accorsi che la maggior parte di questi quasi cristalli sintetici presentava alluminio metallico e molto spesso l'alluminio metallico mescolato insieme al rame. Ma allora pensai, non è che se io guardo, se fosse stato descritto qualche minerale come già lega di rame e alluminio, forse potrebbe essere quello il posto in cui andare a vedere se posso trovare un quasi cristallo naturale o meno. Allora, quella domanda, ovviamente, era quella di vedere se erano già state descritte delle leghe di rame e alluminio. Beh, la mia ricerca sui database mineralogici credo che sia durata non più di cinque minuti, perché la risposta è sì: ne erano stati descritti due, Katirchite e cupalite, con questi due nomi, nomi esotici. In realtà sono semplicemente due alluminuri di rame e zinco, descritti dai russi nel 1985, e descritti come provenire dalle montagne del Koriak. Stiamo parlando di una zona oltre la Siberia, quindi nell'estremo oriente della Russia, di fronte alla Hamciakka, come vedrete tra poco. Ehm e erano stati trovati perché in quegli anni si andava nelle montagne del Koriak per cercare il platino, le montagne sono ricchissime di platino e d'oro. E furono trovate delle pepite molto più leggere, ovviamente contenendo alluminio. Quindi riportarono questi frammenti nell'ex Leningrado. E ovviamente si accorsero che presentavano una composizione chimica nuova e fecero i due nuovi minerali. A questo punto, io dovevo entrare in possesso di uno di questi minerali. Ma vi ho detto prima che il leitmotiv di questa discussione è il secondo tipo di impossibile e anche stavolta la casualità ha voluto che uno di questi campioni targato proprio Katirchite fosse nel museo di Firenze dove io ero il conservatore. Eccolo qua il, museo, il campione museale targato come potete vedere Katirchite e catalogato provenire dalle montagne del Koriak, il campione era entrato nel museo nel 1990 insieme a una collezione di micromouns, cioè Campioni molto piccoli da studio di circa 2500 micro mounts. Il campione, come si può vedere, è quello dentro questo cerchietto rosso. Quindi stiamo parlando di un campione di circa 3 mm. Eh? Questo è bene sottolinearlo anche per farvi vedere lo sforzo enorme che c'è stato per caratterizzare questa fase. Eh, ovviamente prima di eh, farvi vedere gli esperimenti che sono stati fatti, vi faccio vedere una foto in alta risoluzione del campione ingrandito, dove si può notare una cosa. Si può notare che il campione non è una pepita metallica, il campione che era nel museo di Firenze, ma è costituito da un insieme di minerali, ovvero è una piccola roccettina, ok? Dove si vedono i materiali grigio nerastri che sono una cozzaglia di caterchite e cupalite intercresciuta insieme, ma si notano anche dei materiali bianco grigiastri che sono dei materiali formatori delle rocce come tutti quelli che vedete elencati eh, qui sotto. Quindi avevamo a che fare con un qualcosa di un pochino più complesso da un punto di vista di associazione mineralogica rispetto a una pepita metallica in sé per sé ma prima di iniziare lo studio attenti dovevamo rispondere a una domanda da un milione di dollari come essere sicuri che questo campione provenisse veramente da lì immaginatevi se io trovo un quasi cristallo diventa un campione di interesse storico e se non sono sicuro che nemmeno viene, viene da lì capite bene che eh, era una risposta, una domanda importante a cui rispondere anche perché chiunque sa, eh, chiunque ha lavorato di voi in campioni museali sa che ovviamente uno si deve filare del cartellino eh, c'è cioè poco da fare quindi è molto difficile risalire alla vera provenienza eh, come avreste fatto voi? Purtroppo, qui non è possibile interagire con il pubblico, ma mi diverto sempre a chiederlo. Ma eh, vi rispondo io. La prima cosa che ho fatto è cercare immediatamente la, la persona che ci aveva venduto il campione al museo di Firenze nel 1990. È un collezionista olandese. Io ho cercato immediatamente di eh, ricercarlo, nonostante fossero passati più di vent'anni. Ma ovviamente era deceduto. Ho parlato con la moglie. La moglie mi ha invitato ad Amsterdam in Olanda perché il marito aveva tutto appuntato su dei diari eh, in cui praticamente aveva annotato tutti i passaggi di tutti i campioni che gli erano passati per le mani nella sua vita. E in questo in uno di questi diari ho trovato un nome. Cercate di tenerlo in mente, Valeri Criacco. Questo Valery Riachko diventò praticamente un, un, una, miss, una mission impossible per il team che lavorava sui quasi cristalli all'epoca, perché dovevamo trovarlo, questo signore, perché era l'unico nesso con il campione fiorentino. Ovviamente come tutte le cose, alla fine la risposta era più semplice, perché se avessimo letto con attenzione l'articolo originario dei russi, ve lo ricordate, Rasin e altri, 1985, la risposta era proprio lì. Ovviamente l'articolo io non l'avevo letto con attenzione attenzione perché avevo letto l'abstract in inglese perché era in cirillico, ma al sesto rigo c'è scritto chiaramente che i campioni a questi signori russi glieli aveva presi Vv Criatchko, come potete vedere. A quel punto io avevo un nesso tra il campione originario russo e il campione che era piovuto nel museo di Firenze a questo punto eravamo più certi e eh, non vi dico come non vi dico perché ovviamente eh, ci vorrebbe una conferenza solo per quella siamo riusciti a localizzare Valery Kriachko e siccome è l'eroe della nostra storia ve lo devo far vedere eccolo qui Valery Kriachko foto del 1979 periodo in cui trovò il campione poi arrivato nel museo di Firenze qui è sta setacciando Algille nel fiume Katirka, il fiume più grande, vedrete nella, zona, nella steppa siberiana di cui parleremo più avanti. Eh, eccolo qua, grazie a Valeri, che per noi è stata una fortuna trovarla perché, trovarlo, perché è un, un geologo di quelli vecchio stampo, di quello ovviamente che si era eh, tenuto praticamente sempre tutto sui, eh, sui libretti, aveva annotato tutto, quanti campioni aveva preso, la loro descrizione, pensate cosa volesse dire per noi? Una manna dal cielo. E quindi grazie a Valeria abbiamo capito esattamente la località di campionamento. Stiamo parlando di questa regione che si chiama Chukotka, Vedete, la Siberia termina qui. Quindi siamo nell'estremo oriente della Russia, di fronte alla penisola della Canciacca, che è piuttosto conosciuta anche per il gioco del risico. Questa è l'Alaska, questo è il Mar di Beri guardate questo è ingrandimento e di nuovo un altro ingrandimento dove abbiamo il fiume con l'esatta località di campionamento grazie a Valeri con latitudine e longitudine informazione importantissima se un giorno avessimo deciso di tornare sul posto Eccolo qua, eh, andiamo a farvi vedere un qualcosina di più tecnico, ma tutta roba semplicissima. Il campione fiorentino, eh, il frammento di 3 mm è stato smembrato in vari frammenti, messi in resina epossidica lucidata e studiato maniacalmente sia in microscopia elettronica a scansione e poi in microsonda elettronica. Come potete vedere, questa è una sezione in cui tutti i punti che vedete sono tutti punti eh, gialli, catirchite, rossi, cupalite a testimonianza dell'intercrescita di tutti questi due alluminuri di rame. Ma io voglio che voi eh, poniate l'attenzione su questi due grani blu, que questi due grani puntinati in blu, perché quando li ho portati alla microsonda quei due grani contenevano anche ferro e la proporzione alluminio, rame, ferro era esattamente questa in percentuali atomiche. Io vi la verità che quando l'ho vista 63 24 13 sono rimasto praticamente senza parole per il semplice fatto che questa proporzione in termini di alluminio, rame e ferro corrisponde a quella di un quasi cristallo sintetico eh, molto noto nelle industrie perché è uno forse il quasi cristallo più commerciale più importante, quello con più applicazioni. Quindi mi rimaneva una cosa importante, avevo un perfetto match chimico, mi serviva di vedere però questa simmetria proibita. E quindi, cosa avrei potuto? Fare io avrei potuto estrarre a mano questi due frammenti, cosa che vi assicuro non è per niente semplice, ma insomma, sono riuscito a estrarre due frammenti e attaccarli in cima con dell'attack a dei capillari di vetro, il posto più sicuro per mantenere in sicurezza questi due grani. E sono corso immediatamente al nostro laboratorio di diffrazione per sperare di vedere che questi cristallini singoli mi facessero vedere questo cielo stellato. Con simmetria pentagonale. In realtà, purtroppo ho avuto un'immensa delusione perché i due grani che io avevo separato, come potete vedere, presentavano dei coni di diffrazione, ovvero non erano dei cristalli singoli, ma erano degli aggregati pulvirulenti che mi diffrangevano come una polvere, e quindi i miei coni di diffrazione sono stati trasformati in un canonico diffrattogramma da polveri, come potete vedere qui, che presenta sì dei picchi netti e intensi, che presenta sì un match buono con quello di un quasi cristallo ma non è come vedere ovviamente una simmetria proibita quindi era una prova ma fino a un certo punto eh, però mi diverti a prendere i dati di questo quasi cristallo naturale e a metterli in questo diagramma quadrato eh, in cui eh, non vi preoccupate, anche se sembrano complicate, cosa c'è in ascissa e in ordinate. In realtà sono soltanto i parametri statistici degli americani. A noi interessa quello che vi sto per dire adesso, che il quasi cristallo naturale, questo che avevo estratto, è questo triangolo rosso, che cade, come potete vi vedere, vicino a questi cerchi vuoti che sono quasi cristalli cristalli sintetici con simmetria proibita eh, in, trovata in laboratorio e anche a questi quadrati quindi cadeva nella zona dei quasi cristalli ma soprattutto cadeva lontanissimo dalla nube dei 90.000 di frattogrammi del catalogo ccpds di tutti i materiali cristallini ordinari io vi dico la verità ero già sicuro di averlo trovato un match chimico perfetto una forte evidenza circostanziale quanto volete ma insomma c'era Decisi di scrivere a Paul dicendogli: Guarda, io credo di averlo trovato stavolta un candidato veramente promettente. E devo dirvi la verità: lui mi smontò e nemmeno poco perché mi disse: Prima di dare in pasto una notizia così importante alla comunità, servo, serve una prova veramente importante. Mi ricordo che mi citò Carl Sagan all'epoca e mi disse che per fare un extraordinary claim. Devo, necessitavo di extraordinary evidence e io in quel momento l'extraordinary evidence non ce l'avevo, avevo come avevo detto prima delle prove circostanziali. Quale sarebbe allora un qualcosa che è extraordinary evidence necessaria per dare impasto alla comunità una notizia di questo tipo? Beh, quella di analizzare quel frammentino che vi ho detto in, in microscopia elettronica in trasmissione, ovvero una tecnica che permette non più una diffrazione di raggi X ma una diffrazione di elettroni fatta su minutissimi grani che mi poteva permettere di ottenere questo risultato. Decido quindi di spedire i due cristalli che come potete vedere sono attaccati in fondo a questi capillari di vetro alla fine di queste frecce. Lo so che non li vedete, ma fidatemi, sono lì attaccati. I due frammenti arrivano a Princeton nel novembre del 2008. E a quel punto devo dire la verità che un tecnico di Princeton, Nan Yao, fa un lavoro incredibile perché maneggia uno di questi grani, lo prende, lo scioglie in acetone e, come vi ho detto prima, essendo degli aggregati pulvirulenti, si spacca in tantissimi microframmenti. Bene, Nan ne prende uno che è questo che vedete qui, un micron di dimensioni, e questo granello ha dei bordi talmente sottili, tali da poter fare della diffrazione elettronica. Era l'ultimo dell'anno del 2008 quando questi signori sono a fare questi esperimenti e il 2 gennaio del, 2000, del 2009 Paul mi manda questa email intitolata... Quasi Happy New Year! In cui, come capite bene dal soggetto della mail, dall'oggetto della mail mi facevano capire che avevano trovato l'extraordinary evidence di cui parlavamo prima. E infatti, qualche ora più tardi mi mandarono questa immagine che, credetemi, mi lasciò stordito per diverse ore perché non solo avevano trovato la simmetria 5, la vedete che tutti i riflessi sono disposti a seguire perfettamente una simmetria 5, ma anche l'asse di ordine 2 e l'asse di ordine 3 ovvero a caratterizzare interamente il nostro pallone da calcio con simmetria ecosaedrica qualche giorno più tardi mi mandarono anche questa, ops scusate, questa immagine eh, in cui è un'immagine in alta risoluzione che riesce a fotografare gli atomi quindi siamo quasi a un milione di ingrandimenti in cui se focalizzate la vostra attenzione sui puntini bianchi si vede chiaramente che essi sono distribuiti secondo un, un Penrose Styling, ve lo ricordate come abbiamo visto all'inizio. Quindi avevamo l'evidenza straordinaria. Abbiamo scritto, credetemi, in poche ore l'articolo per Science e le ehm, revisioni che abbiamo ottenuto dai peers, dai nostri colleghi, sono state, credetemi, forse più entusiaste di noi che stavamo trasmettendo la notizia. Una goduria incredibile da un punto di vista scientifico e una gratificazione immensa da un punto di vista personale. Ovviamente la, la, la pubblicazione eh, è, come potete immaginare, quando esce nel 2009 super trasversale e quindi coperta da un, da un massiccio, da una massiccia copertura mediatica, perché? Per il semplice fatto che è molto importante non solo per la geologia, forse tra virgolette in misura minore, ma molto per la fisica, la chimica, la scienza dei materiali e chi più ne ha più ne metta. La copertura mediatica è positiva perché la notizia arriva in qualsiasi luogo, ma ovviamente è pericolosa perché può raggiungere anche comunità piuttosto scettiche o piuttosto arroganti e succede anche nella nostra, nel nostro caso. La notizia arriva alla comunità della NASA, che è una comunità, come sapete, prettamente americana, ma soprattutto piuttosto eh, conservativa, diciamo così, eh, su certi tipi di argomentazioni. Che quando legge l'articolo inizia a tartassarmi, eh, non vi faccio nomi ovviamente, ma personaggi estremamente importanti eh, della parte geologica, sostanzialmente mineralogica della NASA, iniziano a, a mandare mail eh, piuttosto eh, martellanti, dicendo: Guardate che avete fatto un errore fin dal titolo dico dal titolo dice eh sì perché avete scritto eh, natural quasi crystals e i vostri quasi crystals natural non sono per il semplice fatto che avete dentro l'alluminio metallico in questa lega e l'alluminio metallico è geochimicamente impossibile sul nostro pianeta perché ovviamente l'alluminio è talmente affine con l'ossigeno che se io metto l'alluminio metallico lui si lega immediatamente a formare ossidi, idrossidi, eh, a formare nei silicati, come sapete quanto l'alluminio sia importante e così via. È impensabile trovare un qualcosa che delle condizioni così riducenti, tali da mantenere l'alluminio metallico. Allora, che risposta io do a questi signori? Eh, una risposta che eh, anche qui inizio a portare avanti prove circostanziali, per il semplice fatto che dico non può essere, perché cosa volevano dire questi signori, alla fine? Che io non mi ero accorto che stavo analizzando un materiale antropogenico, una scoria ad alto forno, un qualcosa in cui l'uomo aveva interagito e quindi non la natura. Ovviamente, io tento di rispondere con prove circostanziali, dicendo che ovviamente questa cosa eh, non può essere una scoria, perché stiamo parlando di un posto lontanissimo da un centro abitato, lontanissimo da qualsiasi industria. Ma come potete immaginarvi, questi signori non si accontentano di prove circostanziali, vogliono dei numeri e io i numeri non glieli potevo fornire. Allora, ovviamente, eh, questi signori. Eh, Credetemi, io una cosa in questo tipo, un accanimento di questo tipo non l'avevo mai visto, ma soprattutto con me, per il semplice fatto che non voglio togliere niente agli altri, ma io lo capisco perché, non tanto perché io ero il primo autore, ma quanto perché ero l'unico geologo del team e quindi la persona di riferimento a cui chiedere. Quindi per questo niente di male. Eh, questi signori erano talmente, eh, eh, talmente opprimenti da poter quasi invocare che noi scrivessimo una retractions, cioè ritrattassimo praticamente quanto eh, scritto, perché ovviamente non era basato su prove così evidenti come noi pensavamo. La quasi cristallinità era provata, ma la naturalità del campione secondo loro no. Quindi credetemi, è stato un periodo molto, molto complicato per me, per il semplice fatto che eh, gli altri americani che firmano l'articolo con me, vi, vi dico la verità in tutta sincerità, eh, che eh, quando vedano questo attacco così forte della NASA eh, un pochino si ritirano, lasciandomi a me come proprio specchio per le allodole. Quindi è stato un, un periodo che mi piace sempre rappresentare con un'immagine, per farsi tutti una risata sopra, ma per farvi capire con un'immagine secca la difficoltà di quel periodo e credo che un'immagine di questo tipo possa riassumere bene semplicemente perché tutti sono eh, pronti ad attaccare e io sem semplicemente non ho le risposte per questo tipo di domande ma non vi preoccupate quella che vi sto raccontando è una storia puramente americana e quindi ci sarà sicuramente il lieto fine e il lieto fine arriva da dagli americani perché iniziano iniziamo tutti a lavorare maniacalmente per evitare la retraction come potete immaginare e quindi studiando al, al TEM ci accorgiamo che uno di questi frammenti che era nello stesso retino che conteneva il quasi il quasi cristallo che avete visto con le immagini meravigliose in diffrazione si trova questo grano questo grano è molto particolare perché non è più una lega metallica ma presenta silicio e ossigeno e se guardiamo le diffrazioni Elettroniche senza volersi complicare troppo la vita, che vedete in questa immagine e che vedete in altre immagini in altre orientazioni, troviamo una scella molto piccola tetragonale. Bene, questa scella elementare molto piccola, eh, associata al fatto di avere soltanto silice e ossigeno, corrisponde inequivocabilmente a parlare del minerale stisciovite, la fase di altissima pressione che immagino tutti noi conosciamo. Eh, questa fase, la stisciovite, è molto particolare perché non c'è. Sul nostro pianeta, ma inizia a essere importante perché è piuttosto diffusa invece su particolari tipi di meteoriti. Ma soprattutto, attenti bene, fa scartare immediatamente l'azione antropogenica, perché non può essere una scoria industriale formatasi alle altissime pressioni. Quindi fu fondamentale trovare questa stisciovite e fu fondamentale perché a quel punto ci iniziamo a chiedere: ma sarà terrestre o extraterrestre questo materiale? Eh, fortunatamente è possibile rispondere a questo tipo di domanda perché si utilizzano gli isotopi degli elementi leggeri, perché questi isotopi, questi elementi leggeri preservano eh, le anomalie che si sono formate nel momento di formazione del nostro sistema solare. Ovviamente è molto complicato fare questo tipo di analisi, servono delle microsonde ioniche, e, 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 e già sarebbe complicato, ma per noi che avevamo pochissimo materiale servivano delle nano-SIMS, quindi materiali che lavorassero su nanomateriali. Quindi piuttosto complicato avere accesso, eh, soprattutto avere eh, expertise su, su misure isotopiche di questo tipo. Eh perché quando avevamo gli occhi così puntati ovviamente tutto doveva essere perfetto secondo tutti i protocolli più stretti. Noi eravamo interessati agli isotopi degli ossigeno a misurarli tutti e tre, il 16, il 17 e il 18, come sapete il 16 è quello abbondante, gli altri due sono meno abbondanti, ma se ne misura tutti e tre per poi fare i rapporti. Infatti le, i, i dati isotopici sono facilissimi da leggere, si utilizzano diagrammi di questo tipo come potete vedere in, in ordinate in articolazione, ci sono i delta rispetto il 17 rispetto al 16 e il 18 rispetto al 16 ci sono due linee tf vuol dire frazionamento terrestre tutti gli isotopi dell'ossigeno di materiali formati sulla terra cadono su quella linea o al di sopra e poi vedete ccam che significa minerali anidri delle condriti carbonacee tutti i minerali di queste meteoriti, che si chiamano condriti carbonacei, che sono gli oggetti extraterrestri più vecchi che l'uomo conosce, vecchi di 4,57 miliardi di anni, cadono esattamente su quella linea. Ma attenti, non che ci cadano un po' qua e un po' là, guardate questi dati di letteratura. Quando le misure sono fatte bene, si ha una perfetta coincidenza con la linea CCAM. Cosa succede per tutti i minerali contenenti ossigeni intercresciuti con il nostro quasi cristallo? Guardate, cadevano esattamente sulla CCAM, eh, stando a indicare che avevamo un una, un frammento di una meteorite, ma soprattutto di una nuova condrite vecchia quanto il nostro pianeta e contenente per la prima volta dei quasi cristalli. Quando abbiamo pubblicato questa notizia, eh, non vi dico, la NASA ha iniziato a riscrivermi, e stavolta ne, non hanno mai chiesto scusa, eh, oppure non hanno mai detto siamo stati troppo aggressivi, ecco il termine giusto, e nemmeno troppo arroganti, ma... Ehm, mi hanno fatto capire dalle loro email che erano a quel punto che credevano nella cosa perché mi hanno iniziato a dire sarebbe bello avere un piccolo frammento di questa tua meteorite in poche parole in un attimo era diventata la meteorite più richiesta eh, in circolazione e, e sapete quanto sia bello poter condividere il materiale eh, con altri scienziati nella scienza credo sia fondamentale credo sia bellissimo che quando dall'altra parte del mondo viene rifatta una stessa misura e si riproducono i risultati ma quindi io avrei condiviso volentieri dei frammenti. Ma che cosa condividevo? Il campione fiorentino era meno di 3 mm. E fai questa analisi, fanne un'altra. Alla fine c'era rimasto ben poco. Quindi l'unica speranza di poter trovare nuovo materiale era quello di organizzare una spedizione scientifica, eh, una spedizione scientifica nella, nella, nella Shukotka, nella regione che vedevamo prima. E questa è stata fatta. Nell'estate del 2011, eh, in maniera, credetemi, incredibile l'organizzazione e tutto quello che ci sta dietro. C'era un contingente americano piuttosto ampio, un contingente russo e il sottoscritto qui nel mezzo. Eh, sembra impossibile, ma per raggiungere quella zona se è servita l'autorizzazione la dell'odierno KGB, perché per entrare in quella zona ovviamente eh, ci sono, pensate, ci entravamo dentro con 15 americani, quindi insomma la situazione era piuttosto particolare. Yeah. <laughs> Eh, dove abbiamo trovato i soldi? La spedizione, come potete immaginare, è stata molto, molto costosa e, e il, eh, per, per trovare praticamente i soldi vi, vi racconto brevemente un aneddoto perché dopo la scoperta del 2009 fummo invitati eh, nel 2010 alla Rockefeller Foundation a New York a fare un talk raccontando questa incredibile storia. E Paul mi disse, io penserei di strutturare la lezione in due modi. Io faccio la parte introduttiva e dico cosa sono i quasi cristalli. E te racconti la seconda parte della scoperta in natura. Io dico va bene, si va a fare questa conferenza. Finita la conferenza, si prende tutti un aperitivo con questi signori. Mi si avvicina un signore, questo Dave, e mi dice: Ma che storia meravigliosa! Ma sarebbe bellissimo se qui ci fosse una, un climax giusto, una conclusione giusta. E io dissi: Ma cosa intende? Eh, sarebbe bellissimo che riusciste ad andare a fare una spedizione e ritrovaste nuovi campioni. E dice: Ma sarebbe bello, sì, dissi io. E lui, ma pensate, quanto pensate che vi possa, che potrebbe costare? Io, quando si parla di soldi, sono una negazione totale. Ma Paul, che è molto più scafato di me, intervenne subito nella discussione e disse: Ma non meno di 200 mila dollari. E questo signore, pensate, conosciuto da 10 minuti, rispose: Non vi preoccupate, ve ne do 250 mila. E da allora Dave è diventato il benefattore del nostro progetto. Insomma, lo ha coperto ormai in questi 14 anni con più di 2 milioni di dollari. Con tutti gli esperimenti che sono stati fatti, quindi sono è è stato da questo punto di vista molto fortunato avere un benefattore privato e quindi non da fare report, eccetera. Questi sono i signori che avevamo di fronte alle nostre tende quando eravamo là. Eh, ovviamente, gli americani erano più abituati di me. Io meno perché gli orsi? Era la prima volta, ovviamente, in un ambiente selvaggio. Ma credetemi, gli orsi io mi abituai nel giro di due giorni agli orsi, cosa che per me fu deleteria da un punto di vista psicologico: fu la presenza di tonnellate e tonnellate di zanzare. Che in quel mese di disgelo si liberarono a quantità industriali. Credetemi, nonostante fossimo coperti dalla testa ai piedi anche con abiti da apicoltore, in realtà eh, io ero ridotto in delle condizioni. Veramente al limite, quindi è stata veramente dura da questo punto di vista. Questi sono i cingolati che utilizzavamo per, eh, in puro stile sovietico, come potete vedere, per eh, viaggiare nella tundra. La tundra, come potete vedere nello scorcio, sono chilometri e chilometri di lande isolate senza niente, quindi. Piuttosto complicato anche questo, anche perché eh, abbiamo per arrivare al fiume Chattolo servivano otto giorni di viaggio. Noi partivamo da New York, New York, Mosca, Mosca, Yakuza, Yakuzia, Nadir, che è la capitale della Shukotka. Poi elicotteri per giungere ai cingolati e poi eh, quattro giorni di cingolati per un totale di 300 km di tundra. Che vi assicuro, a 10 all'ora, dopo un po' veramente non se ne poteva più. Eh. Eh, vi ho portato qualcosa per farvi vedere spero che riusciate a vedere i video nonostante si sia in questa modalità remota le vedete le zanzare che passano eh abbiamo attraversato molti fiumi sciattoli come potete vedere non sono molto grandi però era pericoloso perché essendo una zona di permafrost non sapevamo mai la profondità reale di questi fiumi sciattoli che andavamo a attraversare quindi c'era sempre un momento particolare questo è Victor il guidatore del mio cingolato che vi ricordo sono alti 4 metri qui io gli dissi, ma Victor, ma dov'è la strada che stavamo seguendo? Lui si girò verso di me e mi disse, ma chi ha bisogno di strade? E come potete vedere, butta giù alberi interi, vi ripeto, siamo alti quattro metri qui, eh? e quindi è stato... Sicuramente in dei momenti molto, molto avventurosa la cosa, eh, perché insomma per diversi motivi. Eh, qui stavamo attraversando il fiume Katirka, stavamo quasi arrivando al campo, è il momento dell'andata questo. Eh, come potete vedere, il fiume quasi ci ricopre: il, il brutto fu al ritorno perché era iniziato a nevicare e a piovere e il fiume. Aveva incrementato la portata e mentre passavamo ci spostava. E quindi insomma, quello fu un momento in cui vi, vi giuro tante volte ho detto: ma, ma chi ce l'ha fatto fare praticamente a essere lì? Perché era importante esserci, ma insomma, eh. Quando eravamo là sul posto facevamo semplicemente un qualcosa che chiunque di voi avrebbe fatto sicuramente molto meglio di me, cioè da questi muri di argilla la portavamo via, era un'argilla estremamente appiccicosa e densa e quindi inizialmente la dovevamo lavorare in acqua calda in questi grandi pentoloni. Lo vedete questo signore che è qui con me? E questo è Valery Criacco, ve lo ricordate, che 30 anni dopo è tornato sul luogo del delitto, che qui mi aiuta a maneggiare l'argilla che poi ovviamente Valerie con i piatti californiani classici lavorava per ottenere un concentrato pesante che veniva messo in queste ciotoline in cui io eh, analizzavo quali potevano essere i grani più promettenti. È chiaro che poi tutti i grani che si sono succeduti in questi anni sono stati trovati poi qui a casa nostra e non certo sul campo. Ma c'è una cosa molto molto interessante perché mi immagino che la domanda sia se ha si trovato qualcosa. Eh, sì. È ormai eh, piuttosto noto che sono stati trovati 10 frammenti nuovi. E vi voglio far vedere solo due immagini prima di concludere questa, perché eh, rappresenta un'altra casualità incredibile di questa storia. Questo granello l'abbiamo trovato. Pensate, il primo giorno che stavamo setacciando. E questo grano catturò l'attenzione circa un millimetro eh, di dimensioni catturò la mia attenzione perché aveva questa sorta di flake argenteo qui, che io mi, mi sembrava tantissimo... Quello che avevo visto la lucentezza, che avevo visto nei quasi cristalli. È logico che come lucentezza questa roba metallica si assomiglia a tutta. Quindi non potevo esserne certo. Ma quando sono tornato a casa ad agosto, no, estratte un piccolo frammentino. Stando attento a non danneggiare niente. E guardate qua, di nuovo una perfetta simmetria 5, ma ancora meglio. L'analisi chimica alla microsonda mostrava incredibilmente gli stessi rapporti stechiometrici 63, 24, 13 mostrati dal quasi cristalli cristallo nel campione fiorentino. L'ultima immagine che vi faccio vedere è questa che rappresenta un altro grano trovato in Ciucotca un po' dopo eh, che è un granello tondeggiante tagliato in due e questa è come un'arancia divisa in due la sua struttura interna. È un'immagine che mi piace sempre far vedere perché l'avessimo avuto subito. Eh, un, un, un un osservatore attento infatti si accorge subito che questa sezione, questa cosa circolare che voi vedete qui nel mezzo è eh, una con e quindi si capisce molto bene che stiamo a che fare con un oggetto extraterrestre, questa olivina con composizione chimica zonata è tipica proprio delle condrule, ma la cosa interessante è che dentro questa condrula c'è questo flake metallico qui, questo piccolo frammento metallico che è proprio una lega a rame alluminio, quindi qualcosa ritenuto impossibile esattamente nella sua immagine di contesto che rappresenta un po' l'intero riassunto della storia che vi ho raccontata. Beh, alla fine desidero ringraziare veramente di cuore tutte le persone che in questi 14 anni si sono affacciati o sono stati dei protagonisti principali di questa grande avventura. Ho concluso. Grazie di cuore a tutti. Grazie, Luca. Vai, vai, Sabrina. Vai, Sabrina. Ah, scusa, non ti vedevo. Eccoci grazie mille sia a Luca che a Gian Gabriele è eh, una storia in cui l'impossibile o ritenuto impossibile si, si realizza no? è eh. bellissimo, bellissimo guarda Luca Io... me l'ascolto volentieri ogni volta <ride> ti ringrazio Anche per me non è la prima volta ma è sempre un piacere mm -hmm. Direi che possiamo aprire le, la chat per le domande, quindi invitiamo i nostri appunto tutti i nostri ascoltatori. A... La storia da libro, ma credo che il libro sia stato scritto, no, Luca? Sì, e, e, e dovrebbe uscire a breve, insomma, dovrebbe uscire a breve, sì. Quindi subito accontentato. <ride> Bene, se ci sono domande per favore o potete scrivere in chat o potete prenotarvi sempre in chat e vi daremo la parola. Posso farla io una domanda? Sono Gianluca? Vai, Gianluca, certo. Ciao, grazie ad entrambi innanzitutto per la presentazione. Eh, Luca approfitto per farti una domanda. So che proprio recentemente cioè so, ho letto che ultimamente avete trovato un quasi cristallo che è il risultato di, una, eh, di, di, una, di un esperimento di bomba atomica. Che relazione c'è con tutti quanti questi? Sì, intanto grazie, ti mando un abbraccione fortissimo, Gianluca. E, grazie. E, niente, e, la, ti ringrazio per la domanda perché e, e, quando abbiamo scoperto, uh, dopo aver capito che questi oggetti erano extraterrestri, abbiamo capito uh, che praticamente si formavano in collisioni tra asteroidi nello spazio, allora abbiamo iniziato a fare degli esperimenti di shock al Caltech che simulassero collisioni tra asteroidi e ci siamo accorti che qualsiasi collisione ipotizzavamo venivano fuori quasi cristalli sempre con composizioni chimiche diverse. A quel punto la conclusione è stata netta, se abbiamo pensato subito, quindi servono delle condizioni transienti di altissima pressione e temperatura in grado di generare questo tipo di materiale. E allora mi sono chiesto, dove può essere un'altra condizione di questo tipo? Eh, una detonazione atomica, una detonazione nucleare potrebbe essere il caso, anche perché originariamente quando la NASA ci contrastava, una delle ipotesi era che questi oggetti fossero stati formati in una detonazione nucleare eh, secretata eh, in Russia, no? eh, e quindi abbiamo ho pensato di cercare i frammenti del primo della prima esplosione atomica del Trinity test, famosissimo, semplicemente perché di quella sapevo dove le per... conoscevo persone che mi avrebbero potuto fornire un certo numero di campioni certificati e incredibilmente li abbiamo trovati anche lì. Quindi io penso che siano veramente strutture molto ma molto più comuni di quanto si pensi è che non è facile andare ad analizzarle capito e capire che di cosa stiamo cosa abbiamo di fronte ok grazie Luca posso, posso aggiungere un corollario a questa cosa certo da da perfetto, perfetto ignorante dell'ambito e non solo di quest'ambito quindi fondamentalmente per trovare oggetti del genere tu hai bisogno di grandi collisioni, quindi di grandi pressioni, ma allo stesso tempo c'entra anche la cinetica in questo caso. Esattamente, discorso. esattamente. Infatti le grandi pressioni e basta non basta, cioè deve essere istantanea la cosa. Quindi va bene una detonazione, va bene un'onda di shock, va bene una collisione che produce pressioni spaventose, temperature spaventose, ma localizzate. Ecco, in quelle situazioni si può avere che gli atomi si dispongano non più nello stato cristallino o nello stato amorfo, ma che venga fuori questa via di mezzo, diciamo così. Ok, perfetto, grazie. Niente, grazie a te. Andrea Vitrano chiede di fare una domanda. Andrea? Sì, salve, mi sentite? Sì, sì. sì. Eh, ok, mi faccio anche vedere in caso di webcam. Eh, salve, sono uno studente della eh, Facoltà di Geologia di Palermo, sono la magistrale, ehm, e durante il mio percorso di studi mi sono affascinato tantissimo a quello che poteva essere il, contrib il contributo geologico, sia per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, sia per quanto riguarda la petrografia, che è stata prima la mia, la mia prima passione dell'ambito geologico e eh, adesso la sto anche coltivando sia con la tesi triennale che già ho fatto e adesso con la magistrale ehm, faccio una premessa ehm, diciamo la storia eh, che hanno raccontato i due relatori di oggi secondo me oltre ad avere il filo comune dell'estraterrestre ha anche come filone comune quello di eh, dati tra virgolette che erano in mano eh, a, fisici, a fisici, astronomi, eh, chimici che però hanno avuto ehm, tramite il geologo un ruolo chiave. Eh, come dire, eh, il geologo secondo me alla fine è un chimico o un fisico che si applica nel sistema naturale, che è molto complesso. Quindi è una, è una figura che ehm, richiede eh, la conoscenza abbastanza ampia di entrambe le discipline e sta a dare ehm, risposte, poiché magari soltanto la disciplina in sé, come la fisica o la chimica, non, eh, non riescono eh, Ora, eh, c'è anche il problema che di geologi ce ne sono pochi eh, e ci sono anche pochi geologi interessati a questo ambito. Eh, questo co come influenza il dibattito scientifico, ad esempio, per quanto riguarda oh, che sia la geologia di Marte o oh, che sia la petrografia delle meteoriti? Perché molto spesso questi dati sono più in mano a fisici, forse che a geologi, o è una mia impressione personale. Intanto ti posso dire una cosa io, poi per quanto riguarda le altre cose sicuramente Gian Gabriele risponde meglio di me. Eh, posso dirti che sicuramente per esempio la uh, parte più petrografica delle meteoriti è studiata sì da, da geologi, ma per esempio anche a livello italiano ce ne sono pochissimi gruppi che si occupano attivamente di questo. Quindi per esempio io sono fortunato che a Firenze ci sono diversi gruppi che fanno anche classificazioni di meteoriti, eccetera, ma insomma la cosa è molto, è molto difficile. Eh, altra cosa che mi, che mi preme dirti in questo consesso nazionale, direi è il fatto che, per esempio, mentre Gian Gabriele è riuscito, per esempio, a Pescara Chieti a fare questo istituto con corsi di laurea stupendi, addirittura in lingua inglese, da noi abbiamo avuto difficoltà. Anche. Abbiamo aperto, per esempio, per periodi corsi di mineralogia planetaria o qualcosa del genere, però erano realtà isolate, sì, molto scelte tra l'altro dagli studenti, ma insomma, i, fini lì, perché poi alla fine gli interessi locali, come ben sai, sono poi altri, ecco. Quindi non è facile e sono d'accordo con te che questa nicchia fa sì che si venga divorati da chimici e fisici. La mia esperienza ti assicuro che parla in questo modo perché alla fine anche quando si tratta poi di vendere queste grandi pubblicazioni in pasto ai media alla fine a me mi dicano sempre, tanto lei è un fisico, ma io no, veramente no, ho capito? Cioè alla fine non ti inquadrano, i geologi sono un po' invisibili da questo punto di vista, ecco, almeno per quanto riguarda, ora magari sulla sedimentologia di Marte, eccetera, la situazione è diversa, però questo almeno è per quanto mi riguarda. E questo influenza anche in qualche modo il dibattito scientifico, per cui anche nella comunità scientifica ci sono pochi geologi e quindi di conseguenza pochi confronti tra. Eh. Eh. Sì. Gian Gabriele? Ma ah, guarda, le, le, le cose, come ho accennato anche durante il mio discorsino, sono un po' cambiate dal punto di vista prettamente geologico perché meno male ormai ci sono delle missioni piuttosto importanti, molto costose, non sono più solo orbitali, vai a Terri. Eh, e anche le agenzie spaziali, che sono piuttosto conservative, hanno cominciato a capire, soprattutto non tanto la NASA, la NASA è nata con i geologi, perché le, la, 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 il programma Apollo eh, era fatto da geologi, c'era gente come Bob Sponge, Gimede, che erano geologi. Che addestravano gli astronauti, ma fin dall'inizio, fin dai tempi del Mercurio, dunque il pre Apollo. E, e l'America è sempre stata più, più sensibile, molto meno l'Europa, eh, perché la, lo, lo spazio fondamentalmente era studiato dai fisici e, da, e nemmeno dai petrografi, da molti fisici che studiavano appunto le meteoriti. Adesso le cose stanno cambiando parecchio, uno perché l'interesse è, è molto alto e secondo perché c'è bisogno di un geologo, perché sennò se no si capisce che se tu si atterri eh, e vedi una struttura come quella che ha visto Perseverance adesso, con gli stati inclinati, già un, un geologo che non abbia un po' di conoscenze di processi sedimentari comincia a pensare, ma cos'è una barra di meandro, un ascendente, questo sono un fregato di cose. Da, da questo punto di vista, ma dall'altro è anche che un fisico davanti non, non, non si ricorda. Tant'è vero che l'acqua, la percezione della presenza d'acqua è avvenuta fondamentalmente quando i geologi hanno cominciato a lavorarci. Per cui le cose stanno cambiando. Non, non, non... Io sono positivo su sì, questo, ecco. assolutamente, e abbiamo anche dei è... insomma, da, per fare cambiare le cose. Mm -hmm. Grazie, assolutamente era pure quello che è penso anch'io come geologo perché abbiamo tantissimi dati veramente tanti eh, quindi mh, parlare anche di eh, che si dibatte ancora su certe tematiche a volte mi sembra pure strano perché uno pensa con tutti questi dati che abbiamo eh, ancora non siamo riusciti ad avere eh, non so quel gap in più di, di certezze in realtà poi come dice lei l'abbiamo avuto ora di recente ti dirò guarda quando io Tornai dall'America all'inizio degli anni '90 e mi misi a, a cominciare a lavorare in, in, sui pianeti. Non, non che mi ridessero però ero considerato Aori, ah, solito matto così, insomma, che fa le cose strane. E, ma ci stava anche. Eh, ci stava. Non, non, non sto dicendo che non ci stesse questa, questa idea, però insomma. Adesso fortunatamente le cose sono diverse. Abbiamo parecchie molto interessanti. Abbiamo anche non, 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 non riusciamo molte volte a contenere l'interesse per riuscire a distribuire le risorse che possiamo avere per il numero di persone che possono essere, di giovani che possono essere interessati. Bene, ci sono i complimenti di Luigi De Filippis Ciao Luigi e di Claudio Mazzoli. E Tiberio Cuppone vorrebbe fare una domanda al professor Bindi. Grazie, buonasera, mi sentite? Sì. Buonasera a tutti, buonasera a Corsano. Niente, volevo un'informazione un sull'ultima immagine che ha mostrato della condula con all'interno l'incluso metallico di, di, della lega ferro-ferro-rabe e alluminio. Se è vero dell'origine dell'evento uh, transi, nel, transiente della nascita del quasi cristallo. Immagino che se non avete trovato polimorfidata la questione dell'origine all'interno della condula, l'origine, la nascita del quasi cristallo dovrebbe essere precedente alla formazione della condula, giusto? Sì, ti ringrazio Tiberio per, per questa aggiunta. Eh, che testimonia quanto complessa sia la storia e realtà di quella meteorite, eh, in realtà, quel chicchino metallico lì dentro è l'unico che abbiamo trovato all'interno di una contra, non è più successo. Eh, e quindi, insomma, mh, però hai ragione eh, che quello eh, non abbiamo trovato fasi di alta pressione associate, quindi quello eh, francamente mette un po' in discussione il discorso che si siano generati tutti per una collisione. Infatti eh, uno, in uno degli ultimi articoli che abbiamo scritto è che eh, si, si è ipotizzato anche una possibile, due possibili generazioni di quasi cristalli, una che si possa essersi formata anche per condensazione proprio, eh, quindi in, in un primo momento e non un secondo momento, magari in un secondo momento ma il quasi cristallo essere già presente quando si è avuto una collisione che possa essersi preservato associato a fasi di alta pressione o che possa essere andato in quello che poi non so se hai visto un possibile terzo quasi cristallo che è rimasto senza nome ma che presentava una simmetria cosedrica, un rapporto alluminio-rame-ferro differente. Quindi sì, quello, eh, quello della condrula, che io faccio vedere per riassumere un pochino perché quella rappresenta un materiale impossibile no? nello scenario, nel contesto ideale extraterrestre. In realtà non è l'esempio più classico di, 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 di come abbiamo trovato questi materiali poi nella meteorite. Non so se sono riuscito a, a spiegarmi. Sì, sì, sì. No, è un'analisi un sotopica. Uh elementi, non potrebbe dirimere l'origine se è della nebulosa solare o extrasolare quindi una, una contaminazione un'analisi di, di quali isotopi eh, sul, sul, sul ferro quindi isotopi del ferro il ferro 60 o fra sì. eh, non so se il rame presenta delle anomalie isotopiche che possono essere riconducibili a eventi di supernova esterni al, alla nebulosa solare eh, senti, noi abbiamo fatto sia isotopi del ferro che del rame al Caltech, ma non li abbiamo mai pubblicati per il semplice fatto che non dicono un poco, cioè nel senso non esiste un termine di paragone, capito che eh, di cose simili. Okay. Abbiamo fatto gli isotopi del rame tra l'altro in, in tante meteoriti che presentano rame nativo che quella non è comune, ma insomma si trova in altri meteoriti ma non c'è mai verso distinguere un qualcosa da un altro. Eh, c'è stato un momento in cui avevamo trovato degli isotopi dell'ossigeno di uno spinello che sembrava addirittura ecco, essere eh, tendere verso cose che addirittura potessero essere presolari, alcuni si erano già galvanizzati. Ma insomma, purtroppo no, no, ogni grano che studi. Ti dà, un in, ti dà un piccolo pezzettino di cosa nuova, quindi molto spesso anche noi stessi, eh, te lo dico, se te leggi un articolo nostro del 2018 rispetto a quello che scrivevamo nel 2013 sembrano un po' in contraddizione, e in realtà lo sono, perché è veramente una storia in divenire, eh. i frammenti arrivano via via, capito? E quindi... Bene, grazie. Grazie a te. Altre domande? Scusa Giuliani, c'è ah. una domanda su YouTube Bene. da John Robert Brucato: chiede quanto può essere grande un quasi cristallo. Eh, in realtà, il quasi cristallo più grosso che si conosce, l'immagine l'ho fatta vedere, eh, è il dodecaedro triangolare conservato nel museo di Losanna: zinco, magnesio, olmio, che può essere un, quasi un centimetro. Quindi quello è proprio un record ecco, di sintesi fatte, se no in genere, insomma, sono roba di de, decine di micron, ecco. 150-200 micron andar bene, insomma. Scusa, e quello di Losanna è un è un quasi cristallo artificiale. Sì, 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 sì. Per, io credo sia adatta a Gian Gabriele l'ulteriore domanda di Vitrano. Qualche consiglio per studenti in geologia che vogliono eh, operare nel campo della geologia planetaria? Ah, beh, eh, il primo consiglio è essere dei bravi geologi. Cioè, non, non, eh, non, 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 non ci si cavano un ragno dal buco se uno non è un bravo geologo. È un bravo geologo, proprio adesso... Lo, non voglio fare, però, un bravo geologo proprio di campagna, che sa andare in campagna, che sa rilevare, che si sa muovere. E, e questa è la parte principale. Poi si può specializzare in tutto, però uno deve essere un bravo geologo generale. E poi ci sono svariate possibilità, e, e dunque, per esempio, uno può cominciare tranquillamente con una triennale. Fondamentalmente in tutte le nostre sedi italiane, ma anche estere, perché la, 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 la qualità della, 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 dei nostri studenti, dei nostri docenti è piuttosto alta, per cui non ci sono problemi. Ehm, per, per, per orientarsi poi dopo, certo, uno può cominciare con la laurea magistrale, recandosi in qualche posto, che non, non ce ne sono tanti. Eh, in Italia ci siamo noi, c'è qualche altra sede che ha qualcosa, qualche corso, per esempio Padova o altre che hanno a Firenze, che hanno dei corsi in Bologna, che hanno dei corsi però degli insegnamenti specifici, non hanno tutto un, un intero corso, però intanto può avere un'ottima un preparazione geologica e un qualche, qualche conoscenza che, che già va bene. Per quanto riguarda il dottorato, anche lì forse è bene cominciare a indirizzarsi però su qualcosa di un po' più eh, planetario e anche qua queste sedi, insomma possono dare una mano come per esempio parecchie sedi straniere. Corsi eh, triennali e biennali sono abbastanza rari anche in giro per l'Europa, però invece dove, posto dove fare il dottorato ce ne sono, ce ne sono abbastanza, eh, perché fondamentalmente senti il dottorato non è che non, non, non vai nemmeno in un'agenzia spaziale o... Ehm, non vai nemmeno in un'industria perché le industrie che sono più conservative proprio perché devono fare soldi in una scienza eh, stanno molto attente, molto attente a chi prendere preferiscono prendere dei consulenti, pagarli magari, pagarli anche molto bene. Ma non essere avere un geologo tra scato. le scatole. Sto parlando della, di quelle nostre grosse meccaniche, ad essere all'eni a spese, aspium, ribasse. Però ehm, la cosa buona è che hai un ampio campo di, 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 di possibilità, C ci sono, eh, sia di, 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 per, per studiare, e per fare anche un po' di training successivo, sia per eh, cominciare a lavorare. Molto difficile, noi tutti i nostri, è chiaro che devi essere disposto a andare ovunque, anche fuori, ne, 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 nelle, non solo negli Stati Uniti, ormai rischi di andare anche in Dubai, in Cina, in Giappone. Noi abbiamo i nostri dottorandi che adesso sono in Giappone, sono in America certamente, però, o sono anche a Roma 3, per esempio, l'ultimo è andato a Roma 3 recentemente, per cui non è che ci sono delle possibilità eh, buone, e notevoli. E hai, basta essere un po' flessibili, ecco. Secondo me, non, essere dei bravi geologi proprio... Ave, amare la geologia perché se no non, 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 non lo superi. Eh, questo perché è un po' diverso, devi, devi cambiare un po' mente, formamenti se, se vai a lavorare nei pianeti. Tieni presente che l'area di competenza non esiste, i dati che vengono fuori da una missione li può guardare chiunque a parte delle missioni cinesi. Per cui tu non sei, nessuno è proprietario di quei dati e questo è il bello, è fantastico. Benissimo, grazie. Sabrina, ci sono altre eh, domande da YouTube? No, sembra di no, però abbiamo un commento da Twitter. Bene. Un commento da Twitter che dice: Dan Shackman always make sure to say quasi periodic crystal. Quindi fa un. diciamo, ci ridarguiscono perché ho scritto quasi cristal invece che quasi periodic cristal. Sì, ma... sarebbe discutibile, ma insomma, non <ride> voglio fare polemiche. <clears throat> Dai, falle no nel senso quasi Perché periodic no. crystal è ovviamente quasi crystals è lo short ma è comunemente utilizzato nella letteratura scientifica da, da più di vent'anni quasi crystals no? se guardi i titoli dei lavori c'è scritto quasi crystals non certo quasi periodic crystals è chiaro che ci si riferisce a quasi periodic crystals insomma Va bene, va bene abbiamo suscitato discussione anche su twitter <ride> io avrei Due domande per Gian Gabriele, eh, cercando di ispirare la, la, le sue capacità visionarie per il futuro. Il primo è: è nel, nel 1968, eh, Kubrick fa 2001 di Sede nello spazio, immaginando la nave spaziale, insomma, sulla base dei, eh, dei progetti della NASA. Tu ci hai fatto vedere una. Base spaziale su Marte, eh, secondo te quanto siamo distanti e che cosa ci vuole per arrivare a quello? Questa è la prima domanda. La seconda forse c'è bisogno di un driver economico e c'è trippa per gatti per questo. Eh, insomma, cioè per lo sfruttamento, è, è brutto è eh, dire, ma eh, forse sai, senza soldi si fa poco. A te la risposta, sì, allora. Per quanto riguarda la visione che uno deve avere, anche qua le cose stanno migliorando. La missione Rosetta, quella che è arrivata qualche anno fa, la stavano preparando negli anni 70, ExoMars. Io, io sono stato nel, nel comitato che ha, che ha definito, non era proprio un Definition Team. Ma che ha dato l'indicazione di come fare una missione astrobiologica. Eh, dunque, io, due, siamo in 3-4 a essere ancora vivi. <ride> Perché? Perché io ho, ho avuto la lettera, ho rivisto proprio, ho ritrovato tra le mie carte la lettera di, 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 di nomina, era del 1997. E questa missione partirà nel 2022. La NASA, l'ESA è famosa per la sua lentezza, per la sua burocrazia, non, non, è un po' per la mafia, però adesso la ci ha Tutto il mondo è paese. Eh, però ehm, sono passati, passeranno una 25 anni, un quarto di secolo, cioè una mezza vita. Eh, per cui devi essere un, un visionario, perché è chiaro, poi quando ti metti non, non, non ti rendi conto di quando ci metterai. Però eh, le cose migliorano. Eh, non vi potete immaginare la differenza che c'è adesso che, che, con, con SpaceX, che ha comincia, cominciato a collaborare con la NASA. Eh, se si lascia fare a, a Elon Musk, le cose arrivano molto più rapide. Elon Musk non è un benefattore, lo fa per soldi, supongo. lo faccia anche per lui. Eh, certamente ci sono degli interessi minerali, su questo non c'è dubbio. Per il momento nascosti, nascosti o comunque concentrati sull'acquisire le risorse per mantenere una base e l'uomo sul, sulla Luna o su Marte, ma certamente ci sono degli interessi. Andare su un asteroide e farlo fuori tutto eh, ci stanno pensando le, 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 le compagnie minerali, su questo non c'è dubbio. Però c'è anche una buona dose di, 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 di desiderio di, di esplorare su questo. Però ricordatevi che 3 miliardi di dollari per la missione Perseverance non è una roba muscosa. È, costata, è costato in ogni caso meno del Viking. Cioè si, si, andando avanti si risparmia sempre di più. Per cui, però sì, ci sono degli interessi, su questo hai, hai perfettamente ragione, ma il, il contributo tecnologico che danno le missioni planetarie sono sono è molto forte, vengono fuori parecchie cose, anche quasi cristalli, non hanno un contributo tecnologico in fondo. Adesso. Per cui c'è questa possibilità, no? su questo non c'è dubbio. La seconda qual era? Scusa. Era appunto questo, secondo te ah. questo può essere valido lo, tutto quanto ho usato il termine brutto di sfruttamento delle risorse di Marte, ma insomma per capirci. E bisogna starci attenti, eh? cioè, non andiamo a distruggere anche Marte o la Luna, eh, persona, eh? no, no, ma su questo, questo, questo c'è certamente l'idea. Eh, già abbiamo contaminato Marte, su questo non c'è dubbio, probabilmente i batteri che abbiamo portato su, o il virus, o quello che c'era, è sparito abbastanza in fretta. Però se ci andiamo pesantemente le cose possono, le cose possono peggiorare. Una delle cose che preoccupa molto gli astrobiologi è, è la contaminazione. Ci sono le due contaminazioni, non contaminare la Terra con roba marziana, ma nemmeno il contrario. Certo. Ancora peggio costruire un'intera base o più base. E poi naturalmente c'è la questione del militare anche, che può attirare, soprattutto per la Luna. Non a caso i cinesi sono atterrati sulla faccia nascosta della Luna. Non voglio, non voglio essere, cioè, però eh, c'è questo. Bisogna starci attenti perché ci si pensa. Certo. Chiamo altri due o tre Trump in giro per il mondo quindi. Bene, grazie. Se non ci sono altre domande, che dici Sabrina? Sì, se non ci sono altre domande, penso che possiamo ringraziare i nostri conferenziari di oggi. Uh, grazie e... a voi. Grazie mille e dare appuntamento a tutti per... Eh... Dopo l'estate. Esatto. Buone vacanze a tutti, sperando che ce le facciano fare. <ride> A Grazie. proposito di virus e batterie, a maggio è un po' prematuro dire buone vacanze, ma siccome molti di voi non ci si vedono.